Un saluto a tutti da Jack, Leon e Max. Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Spero che state tutti bene. Io sono uno streamer variety di videogiochi. Mi piace portare contenuti interattivi, coinvolgere le persone. E anche oggi sarà così con un gioco molto interattivo dove le vostre scelte determineranno il fluire della trama. Siamo con Zero Time Dilemma, che non vedo l'ora di presentarvi da questo menu iniziale. Eccolo qua, il menu iniziale di Zero Time Dilemma. Va, che spettacolo! Pazzesco, veramente. Adesso fatemi mettere le cuffie, fatemi provare bene. Vediamo se funziona tutto. Zero Time Dilemma, sembra di vedere Dottor Wu con questa schermata introduttiva e questa bellissima, bellissima grafica introduttiva. Abbiamo fatto in modo di avere le opzioni. No, di nuovo mi frega, tutte le volte non mi lascia proprio mettere questo inglese. Voglio in giapponese, voglio mettere giapponese. Oh, ogni volta. No, delay data, ho sbagliato. Non devo. Scusatemi, sto cercando di capire. Ok, perfetto, forse stavolta si è sistemato. New game. Si comincia una nuova avventura. Coincide. Coincide. Cosa vuol dire coincidenza? Non lo so, ragazzi. Non lo so. Coincide. Sono curioso anch'io come voi. Di come lo siete voi? Akero, open up. Vedete che in tempo reale non si può saltare e fermarsi. Tradurrò il possibile. Chi farebbe questo? Quindi magari Diana, cosa ha fatto? Eccola, Diana, nuovi personaggi e altri che conosciamo come Sigma. Sono helmet quell'elmo non se ne va, vero? Inquietante. Ciao, ciao Leo, ciao Carmelone, ho visto il tuo primo episodio. Traduco un attimo che è in tempo reale questo. Dice che diamine è successo. Insomma, si sono svegliati in una situazione agghiacciante questi. Sono stati. Cosa è successo questi qua? Dimenticatevelo, non dovremmo uscire da qui? Certo che sì. Sarà bello, sarà interattivo. Voi deciderete l'esito della storia. Le barre si bloccano, Non non c'è nient'altro da fare. Bisogna chiedere a chi ci ha messo qua. Il colpevole qui dentro. È stato quel bambino a chiuderci lì. Ecco, e chi mi ha messo questo, giusto? Hanno tutti i braccialetti. Siamo di nuovo in Onari Game, un'altra volta. È la terza volta che succede. Io non sono stato io, dice il bimbo. Ma giustamente. Parla. E che doveva essere? Perché non doveva parlare, scusami. Solo perché gli ha messo una capsula sulla testa non significa che è stupido, Parla, parla. Chi arriva, chi arriva, chi arriva? Dei passi. Lo vediamo dal vivo, c'è davvero Zero. E non è nessuno di noi. La vita è ingiusta, vero? Ci sono momenti quando una piccola lumachina potrebbe mandare in estinzione il mondo. Fidice, estingue. Ma di cosa stai parlando? Gli dice lui. E lei? Chi sei tu? Ma lei calma. Sono sicuro che lo determinerete prima o poi. Perché ci stai facendo questo? Ma piacere, sì, ma è anche bellissima la sigla, fra l'altro. Pazzesca. Il destino tuo, mio e della razza umana che poi specie è a rischio. Iniziamo, iniziamo. Hajimeru, eccoci qua con la monetina blu o rossa. Posso fermare? Sì, posso fermare. Sì, posso fermare. Oh, che bello! Attenzione, eh. Vabbè, è tempo di fare qui lo sondaggio, mi sa, eh. Deve andare. Ima, Sotto il mio piede c'è una moneta. Da un lato è rossa, dall'altro è blu. Quale lato della moneta sta puntando verso l'alto? Faccio fare a voi, ragazzi. Allora, apro subito il sondaggio, come promesso, perché ho detto che sarà interattivo e quindi lo facciamo scegliere a voi. Giusto un minuto, soltanto un minuto per non rendere troppo lunga l'attesa. Ecco qua. Allora, moneta, uffa,
moneta rosso blu. Partiamo, allora, rossa oppure blu. Qua niente voti aggiuntivi, un solo minuto per votare. Ok, benissimo, un minuto. Carmelone, vota, mi raccomando, vota. Facci sapere cosa pensi che sia uscita la moneta. Se pensi che sia un rosso o che sia un blu. Vediamo un po' insieme cosa esce. Quale lato? Avete solo una chance, dice. Una sola chance. Atattara nanka kureru no ka? Cambia qualcosa? La vostra libertà. Prometto che vi rilascerò. Se ti sbagli, rimarrete qui dentro finché 6 di voi non saranno morti. Nandato? Audeko! Andiamo con blu. No, è rossa. Va bene, vai pure. Vai tranquillo. 50-50. Dobbiamo votare. Ho visto che è uscita la sua. Qualcuno ha votato, eh. Akane no yu tori da. Akane ha ragione. Vuoi fare Carlos, Carlos, cosa pensi che sia successo? Tu sei il leader di questo gruppo. Io prenderò la tua decisione come risposta finale. Di cosa parli? Lascerò a decidere a Carlos. Carlos, Akayo. Allora, è rosso e blu. Avete votato un voto a favore del blu. Siamo all'inizio, quindi un solo voto. Non rispondergli. E votiamo blu a sto punto. Siete fan del blu a sto punto. Sa, erabono da. Te puoi decidere, Carlos. Kimi wa ippiki no katatsumi. Tu sei quella lumaca solitaria. Il destino del mondo giace nella tua decisione. Tum tum, tum tum. Ecco qua la bilancia. Andiamo col blu allora. Andiamo col blu. A me non fa differenza, è 50 e 50. Vediamo cosa è uscito. Auda. È blu, dice. È blu! È blu, abbiamo vinto! Abbiamo vinto il gioco? Aka datte itta no wa doko no dare da? Che era rossa. Sono tutti contenti qua. Carlos, saete il janai ka? Carlos. Sì. Lo sei un chiaroveggente? Tada no. È stata solo fortuna. Kakuritsu wa 1/2. Avevo il 50% di chance. Atattemo fushigi janai. Non era così. Oi, mate. Tamatama atatta kara ii mono no. Mosimo hazuretara dou suru tsumori datta nda? Frega, sono sbagliato. Ma ii janai ka. Kekka orai tte koto de. Tutto è andato bene. Tutto è andato bene. Yakusoku wa mamotte kureru nda rou na? Anshin shita mae. Non temere. Watashi wa fair na. Io sono una persona corretta. Kanarazu kimi tachi wo kaihou suru. Ho promesso di rilasciarvi e lo farò. Da sono mai ni. Ma prima di questo, voi dovrete dormire. Vabbè. Nemuru? Quando vi sveglierete, avrete dimenticato tutto ciò che è successo qua dentro. Wassureru? Perché dobbiamo dimenticare? Bella domanda. Non lo so. Sa, naze ka na. Dewa, yoi yume o. Vabbè, comunque, dormiranno e verranno rilasciati. Possiamo aver già vinto il gioco? Vediamo. Questo. Wakatta so. Omae wa. Ciao Kilgar, abbiamo vinto il gioco appena iniziato, non sto scherzando. Abbiamo vinto subito, c'era un 50-50 di scegliere la moneta fra rossa e blu ed ho votato la blu. Ecco, payoff, incredibile, non ci credo, abbiamo vinto. Che botta di fortuna. Abbiamo vinto il gioco, cioè 50-50, ho scelto la blu, è passato un voto, perché faccio votare a voi. È stata votata la blu, e la blu era la vincente, tecnicamente abbiamo vinto, abbiamo veramente vinto. 31 dicembre 2028, la data che si parlava in Virtua's Last Reward, appena iniziato comunque. No. Ehi, siamo fuori? Certo che sì, che siete fuori, non vedete che c'è la struttura? Ah, cara.
Non ho... 気がついたらそこの地面に横たわってて。Era sul pavimento. あれ？おお、dice。どうしたの？ Cosa c'è？ dice。私たち左の手首に。Non avevamo qualcosa attaccato al polso？ 何かはめられてませんでしたっけ？ Pare di sì。確かに。Penso di sì。そんな気がしないで。Pensa che hanno vinto il gioco, incredibile。Coin。Coin。Moneta。いや、なんとなく。L'immagine di una moneta è apparsa nella mia mente。Coin がくるくる回って落ちる光景が。E girava。そういえば。Qualcosa ricordano, qualcosa ricordano, hanno deciso la moneta vincente. Ma si può vincere il gioco in 5 minuti? Ma si può. Ora mo da. Neanch'io. 私もです。Non ricordano, ma lui sì. 誰かに何か。Come se avessi fatto una scommessa con qualcuno. Sì. Avete proprio fatto una scommessa e l'avete vinta. 誰かって？賭けというのは。我々は全員abbiamo dimenticato cosa è successo? 記憶をなくしているのか? Sì, hanno dimenticato tutto. ねえ、っていうか、一つ聞いてもいい? Posso chiedere qualcosa? Non hanno ancora introdotto i personaggi, eh? この子? Devo ancora presentarli. Ma chi è questo bambino? Dice. È lui? E se lo guardano tutti così? Come dire, ma chi è questo? Sembra importante, quindi. Sembra importante questo bambino. Cioè c'ha una capsula come cappa, anche lui una capsula sulla testa, che gli impedisce agli altri di sapere chi è. Hanno finito così. Vabbè, abbiamo fatto un finale. È ovvio che non è un finale, se questo è un finale. Vabbè, è andata. Kilgar, colgo l'occasione per dirti che ieri sera mi sono divertito, mannaggia, a vedere il doppiaggio di Final Fantasy VIII, quando passerà Rinoa, le farò i complimenti anche a lei. Divertentissimo, guarda, figurati Kilgar, figurati. Cioè, ma ti rendi conto? Abbiamo finito il gioco in 5 minuti. Ovviamente è un finale aperto che non spiega un nulla. Però è successo. Tanto per dire, era veramente onesto sto zero. Cioè, non barava. Se tu votavi quella giusta, esce quella giusta e vinci il gioco. Più onesto di così. Non è che c'è qualche meccanismo nel gioco per impedirti di vincere. Qualche strano inganno spazio-temporale. No, proprio vai. Voti la giusta, voti la blu e vinci il gioco. Che a me non spiace, a me non spiace per niente, per carità. È sempre piacevole, anche se fa ridere pensare di aver vinto un gioco senza sapere risposte. Non sappiamo neanche se abbiamo cambiato il mondo, figurati. Non sappiamo nulla, non sappiamo niente. È il seguito, anzi è il prequel di Virtua's Last Reward, perché è ambientato prima ed è ambientato dopo 999, ma in realtà... Per avvenire, tu devi sapere cosa è successo in Virtua. Ecco qua. Comunque sia, lo rifacciamo la scelta. Non vi faccio votare perché c'erano solo rosso e blu. E se la blu vinceva, facciamo la rossa e perde. È destino che scegliamo quella rossa. Tutto sommato, sembrava veramente che fosse fatto per farti scegliere la rossa a livello psicologico. Te la fa girare in quel modo. CD, CQD and 1. Ok. Clamoroso. No, eccolo qua. L'abbiamo fatta. Ora è tempo di scegliere il destino di chi scegli per primo. Scegli un team per continuare la storia. Io continuerei. Ogni immagine che vedi è un frammento di storia. E uno solo è disponibile per te ora, ma altri si svilupperanno mentre la storia avanza. Seleziona ogni frammento sbloccato per continuare la storia. Quando non sei sicuro di controllare qualcosa, premi R2 per aprire la control guida, cioè story fragment controllo. Non sembra complicato. Ecco, vedete, abbiamo tutti lo stesso segmento, andiamo a farlo per forza, abbiamo solo questo. Ecco qua, vedete, abbiamo vinto e c'è il finale payoff. Vabbè, ok. Continuiamo. Per chi se lo fosse perso, lo rimostro una seconda volta. So. Tempo di scegliere, Carlos. Ha una moneta sotto il suo piede. Tu sei quella lumaca solitaria. Il resto del mondo si basa sulla tua decisione. È tempo di decidere. Forse anche il fatto che ci sia sto rosso che ti frega. Il tema del gioco è tutto rosso. Ti fa venire da scegliere rosso. Però. La scelta è fatta. Ci siamo. Akada. È rosso, dice. E invece blu.
invece blu. Ovviamente blu. Era troppo bello vincere così. Itadaro? Te l'ho detto che era blu. Carlos, te me hazushi yagatta. Adesso è tutta colpa nostra. Carlos. Carlos. Ittai dou iu tsumori da? Stavi pensando. Chotto matte kudasai. Se fosse colpa sua, dai. Samere beki nano wa Carlos-san janai desho. Non è colpa di Carlos, dice. Ah. Kono game o shikakete kita no wa. La persona che ha iniziato questo. De, dou suru tsumori? Cosa succede ora? Itta hasu da. Voi lo sapete già. Hasuretara game o tsukeru. Il gioco continua. Finché sei persone non sono morte, almeno sei persone. È possibile che ce ne possano essere altre. Vabbè, sarà un gioco sadico come sempre. Se non ci sbrighiamo. Sono mai. Ho bisogno di mettervi a dormire. Quando mi sveglierete, avrete dimenticato tutto ciò che è successo. Va bene. Benzio. Come puoi dimenticare, dice lei? Non c'è ragione di dirvi. Voi non ricorderete nulla. Piacevoli sogni, piacevoli sogni. Mi ci ha messo a dormire. Che allegria, ragazzi! Che allegria! Tutti che dormono. Eccoli qua, vedete che sono KO. Tam. Vabbè, almeno inizia il gioco. Finalmente inizia. Eccolo! Introduzione. Questa è un'introduzione. Eccolo, Zero con quel becco. Nuovo design per lui. Fatto determinato da una moneta. Addirittura, cos'era quella roba in mano? Un cane? Un disco? Non premere quel pulsante. Yasuizuka. Va bene. Promette bene. Promette benissimo. Promette di essere una figata clamorosa. Poi adoro quello zero con la O che è anche un orologio. Mannaggia, se è spettacolare. Fa capire appunto quanto il tempo sia un elemento prezioso. Nel gioco precedente poi era Carlos, siamo svegliati. Carlos-san! Eccola. Okone. Akane. Che ha un look diverso da quello di 999, completamente. Omae ga oretachi o konna tokoro ni. Tu ci hai mandati qua dentro. Come no? Boku janai. Mi danno la colpa lui. Dattara sono fuzaketa kaburimon nan nan da yo. Quella roba sulla tua testa. Eric, mo ii janai. Lascia andare, Eric. Non male che c'è una ragazza che lo fa. Nani muki ni natten no yo. Non prendetela con ragazzi. Miro. C'è ragione. Nan desho, kore. Mi chiedo cosa sia questo. Il braccialetto. Yame toke, Diana. Lascia perdere, Diana. Muri ni hazusou to shinai hou ga ii. È meglio se non lo sforzi. Doushite desu ka? Perché dici questo? Fai wa shitteru nda yo. Dabun. Mi oboe ga aru nda ro. Bangur? 1 nen mae no jiken de wa sou yobareteta. Un anno fa veniva chiamato il braccialetto. Ah, un anno dopo 999. Junpei-kun. Junpei. Ma guarda con un'indifferenza lui. Ohayou. Ben svegliati. Mon Hohai. Eccolo qua. Io sono Zero. Il secondo Zero. C'era Zero tre. Fatemi chiarire una cosa. Questa è una registrazione. Non potete farmi delle domande e io non posso rispondere. Voglio raccontarvi una vecchia storia. 17 anni fa, una mattina di pioggia, una donna è andata a fare jogging in un largo parco. Il suo percorso era lo stesso, ma quando è andata al percorso destro, andava sempre a destra, ma per qualche ragione quel giorno ha scelto di andare a sinistra. Si è imbattuta in un anziano che incontrava ogni giorno. Sorpreso di vederla, le ha detto: perché sei venuta da questa strada oggi? E lei ha risposto così.
C'era una perché c'era una lumaca. Il suo corpo fu scoperto qualche ora dopo. Uccisa. L'hanno trovata in qualche cespuglio del percorso sinistro. A volte la vita è veramente ingiusta. Non trovate? Che diamine è questa roba? Non ha senso. È lo stesso per tutti voi. Un destino ingiusto è stato scelto e vi ha portato in questo momento. Vi trovate in questo rifugio con le bombe 50 metri sottoterra. Eh? Che cosa? Cos'è sta roba? Dice. Cos'è sto schifo? Dice. Il leader è Carlos, il team, grande Carlo, nuovo protagonista, nuovo leader. Il prossimo Q, Mira e Eric. Siete nel... C, D e Q. Facile, dai, almeno questo si capisce. Il tuo nome sarà Q Team. E il leader è Q. È uno scherzo? Diana, Fia, Sigma. La struttura di... Dove siete voi tre? Diana è il leader, incredibile. Non Fia, non Sigma. Questo chiama il D-Team. Oh, si capiscono finalmente noi. Potete avanzare e andare in giro quanto volete, ma dovete rimanere nei vostri distretti. Va bene. C'è un tempo limite, tuttavia. Qual è il tempo limite? 90 minuti. Quando 90 minuti sono scaduti, viene iniettato un anestetico, cancella i vostri ricordi. Cancella i ricordi, sì. Cadrete tutti in un profondo sonno e dimenticherete tutto quello che è successo per questi 90 minuti. Ciao Andre, abbiamo iniziato una nuova avventura, Andre. Grazie. Grazie Andre. Come va? Abbiamo iniziato Zero Time Dilemma. Abbiamo già vinto il gioco, non ci crederai, faccio vedere. Abbiamo vinto il gioco all'inizio del gioco. No, com'è? Era proprio facendo una scelta giusta. Era uscito, abbiamo preso la moneta blu invece che rossa. Sì. Insomma, un po' di mal di gola, ma quello è normale per la stagione. C'è una boss fight, si è svegliata con te. Dicevo, siamo nell'ultimo gioco della trilogia e ti farà impazzire il giapponese parlato ancora una volta, per l'ultima volta, eh. E siamo al gran finale con l'ultimo gioco, siamo all'inizio del finale con Zero Time Dilemma, grande che ti unisce alla boss fight, mi fa piacere. E dicevo che appunto siamo stati rapiti, divisi in una struttura semplice stavolta, sono tre strutture e sono gruppi di tre persone, quindi in pratica stiamo a tre, è semplicissima e abbiamo ricaricato perché abbiamo vinto il gioco e non sapevamo nulla, abbiamo caricato, ho fatto la scelta sbagliata e siamo costretti a giocare e vinceranno quando 6 su 9 saranno morti, cioè bisogna ammazzare due terzi. Tattara, sì, esatto. Ogni lato. Andre, l'hai viste, vero, le moti con in movimento? L'hai viste? La gallina che balla. L'anno scade in poche ore. Pochi di voi sopravviveranno all'inizio del 2029. A voce uguale al cattivo spirito. Quel vocioni mascherati dagli effetti sonori. È chiaramente marchiato con una X. La X door è nel corridoio con un ascensore. Ovviamente c'è una porta da cui fuggire. Vedete la struttura? È semplicissima. Vedete che semplice la struttura? Tre stanno a verde, tre stanno nel rosso, tre stanno nel blu. Più semplice di così non si può. C'è un leader per ogni gruppo e noi agiremo con vari gruppi per ricostruire la storia. E lo faremo insieme. Comunque, come stai, Andre? Tutto bene? La porta è facile da aprire. Ottenete le password X e inseritele nel dispositivo d'ingresso. 6 password servono per aprirlo.
Una password verrà annunciata ogni volta che qualcuno muore. Ai ai ai. Devono morire 6 persone. Pam pam pam. Insomma, come dire, ammazzare i propri avversari è l'ideale. Se 6 di voi muoiono, il resto otterrà tutte le password e potrà accedere alla porta X. Allegrissimo, ragazzi, allegrissimo. È uno schifo, dice, uno schifo. No. La porta rimane aperta per 30 secondi. Ah, 30 secondi, che lusso. E quando succede, la porta poi si chiude e non si aprirà mai più. Vabbè, classico, come Virtual Astray World, stessa cosa. Però per arrivare ad aprirla dobbiamo sacrificare qualcuno. Con questa informazione, alcuni di voi staranno pensando: come faccio a uccidere 6 persone? Esatto, esatto. Perché nessuno lo farebbe, dice. Vi darò un'opportunità. Col voto di maggioranza determinerete un team da eliminare. Oh, che bello. Che bel computer. Vedete quel computer nell'angolo della stanza? I nomi del team dei vostri nemici sono segnati sul monitor. Ecco qua. Scegliete il team che volete eliminare. Ah, bene, possiamo già ammazzare 3 persone. Ogni team. Il leader lo inserirà per il gruppo. E dovete farlo entro le 13:30. No, bisogna ammazzare qualcuno. È triste, ragazzi. È triste. Verrete penalizzati. Verrete penalizzati. Ogni membro del team caput, dice caput. Faccio partire una bella rapina, ragazzi. Va bene. Insomma, sarà tragico, sarà molto 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 tragico. È il decision game, il gioco del destino, ovviamente. Le vostre vite, me e la razza umana sono in bilancio, un gioco. Grande Kilgar. Comunque bene, adesso inizia veramente il gioco. Già dobbiamo ammazzare 3 persone, tanto per dire, non scherza, zero non scherza. E continuiamo con lui, vedete, abbiamo sbloccato i frammenti. Il flowchart non ci aiuta, cioè non ci aiuta, perché dice che questo qua l'abbiamo fatto tutto. Marrakesh ha dissato Twitch e gli streamer che fanno IRL. La policy di Twitch fa una diretta in centro, prende pure le botte, se ne torna contento che ha portato a casa il conde. Ma questa cosa è dannatamente vera, però il problema è quello. Cioè, vogliamo parlare dell'IRL? L'IRL va bene, come lo faceva Kla. Fai vedere, fai una passeggiata, parli mentre fai la passeggiata, ma se devi andare a pigliare le botte per portare contenuto, perché sai che la gente piace vedere. Vabbè, dai, è esagerato. Secondo me ne potevano fare a meno. Però lo fanno, cioè quante cose la gente farebbe per diventare famosa, purtroppo è la classica cosa, non me ne frega se vi piace o meno, mi rende famoso e lo faccio. E quello succede, ad esempio, tipo andare in programmi come Grande Fratello, programmi come Uomini e Donne, ci vanno come i wrestler. No, i wrestler sono persone oneste, però alcuni hanno dei personaggi veramente ridicoli. Però tu lo sai che stanno interpretando un personaggio, ma oggi la maggior parte dei wrestler sta in mutandone e lotta, sono bravi a lottare, fine, non c'è altro da sapere, sono ottimi lottatori, fine. Non è che devono fare personaggi ridicoli. Poi sì, in passato qualcuno sì, ce n'era uno che faceva l'africano tribale, entrava battendosi sulla pancia, vabbè, quelle sono ridicole queste cose, quello lo so anch'io. È una roba veramente, dicevo, ma mio Dio, ma cosa ti ha dato sta cosa nella vita? Soldi, però... Che reputazione ti può dare sta cosa? Va bene, andiamo avanti. Primo segmento di Carlos, il leader del team Carlos, ovviamente. Carlos, leader del team C, perché si chiama Carlo, quindi C, Carlo. Face execution, vediamo un po' come funziona. Bisogna andare a votare qualcuno da ammazzare. Io inizio a preparare il sondaggio. Magari possiamo anche farlo onesto, vediamo se si trovano il modo. Vediamo le scene. È un po' presto per decidere, è un po' presto. A me anche il gesto di Undertaker che farei, magari invece 15 anni fa, sì, è comunque un gesto, quello che faceva così con le mani, è comunque un gesto esagerato. È che rivederlo su Netflix non mi è piaciuto. Guardate quante stanze, le stanze Enigma.
pantry, infermeria. Questa è l'ultima stanza, l'hanno esplorate tutte. La rec room è come la struttura di Virtual Steel World, gli stessi luoghi, come vedete. La mappa del Zero. E come dice Zero, non c'è modo di fuggire tranne inserire la, passare per la porta. Sì, ma veramente è un po' ridicolo. Comunque me le promuovi, le immagini animate? Super Vampeta? Ti piace Super Vampeta? Prenderà due voti praticamente, noi moriremo. Esatto, devono lavorare, devono giocarsela. Ma, bisogna ammazzare delle persone, è bruttissima sta cosa. No. これも実験の一環とは考えられないかな? Nessuno di noi D-comでの心理実験だよ. ないな. どうして? あのマスクの男はゼロと名乗った. L'avevo già vista. Ah, l'avevi viste, ok, scusami. Ha fatto a me sul cellulare, è morta la live. Ci riprovo. Sarei più fortunato. C'è dell'anestetico nei braccialetti, sì, esattamente, come Virtual Steel World. Perciò dormiremo e basta. Penso che sorpresa il team che viene ammazzato. Ci sono tanti altri modi, dice. Visto che siamo il controlliamo tutti il destino dei team, dovremmo scegliere noi chi farà ammazzare. Questo che vedete sono Junpei e Akane. Junpei era quello di protagonista di 999. Akane era la ragazza che doveva salvare, che però nascondeva qualche piccolo segreto. Quindi insomma è un po' complicato. Abbiamo due personaggi che conosciamo bene insieme a noi e c'è Carlos che non sappiamo nulla e dico nulla di lui. Posso dire una cosa? Ho rinnovato a prezzo molto più basso il PlayStation Plus per un anno. L'ho rinnovato, costa 40 euro invece che 60. E sono a posto fino al prossimo anno. Farò poi il rinnovo del PlayStation Now, dell'EA Play e anche Amazon Prime, che quella è una cosa fondamentale, ma la faccio il prossimo mese. 12 mesi. È una bella stangata di soldi. Ecco qua, un three-way. Ma dice che potrebbero anche riuscire a salvarsi tutti se trovano il modo di evitarlo, però... Cioè, non è lo scopo del gioco salvare la gente, non è lo scopo del gioco. Ma vediamo, dice Lounge, vediamo cosa succede, faccio votare dopo. Eric, quando sarà il momento, voteremo. Quando sarà il momento, voteremo. Eccoci qua. Dame, poi na. Non sta funzionando. Dannazione. Il campo morfogenetico lo dice così a caso. Cos'è sto campo morfogenetico? Cos'è? Non glielo spiego. Anche qui abbiamo dei graffiti. Lascia che il gioco finisca quando io curo i due. Che cavolo vuol dire? Cosa significa questo? Non ha senso. Il gioco terminerà e riguardo due persone. Era l'obiettivo dalla fine degli anni 90 come se fosse una tassa nostra esplosiva sul virtuale, però poi porterà dipendenze ed è vero. Socia sono la base dell'impero virtuale. Posso dirti che è vera sta cosa, È un impero virtuale. Chi comanda l'impero virtuale comanda il mondo. È una cosa vera, perché comunque chi comanda i social comanderà il mondo. E ai tempi, guarda, già negli anni 90... E questa è stata una scommessa anche di molti politici, era controllare le televisioni. Se tu controlli una televisione ben vista, la gente spariranno banconote in carta, sì, ma non cambia nulla, ormai il valore ha il denaro ha un valore virtuale, fra l'altro, è già un po'. E per prima le monete, sì, per prima le monete, assolutamente.
Ecco qua, per prima le monete, ragazzi, certamente, non ho dubbi. Ci sarà prima le criptovalute, ma perché tanto alla fine il denaro è virtuale, tu ce l'hai nella carta. Tu lo vedi? Ce l'hai. Tu non lo vedi, se non lo tiri fuori, ma lo puoi pagare online. Fa parte del percorso, ma è un percorso ben studiato. Studiato direi dagli anni, ma che no, anni 90, anni 60 addirittura, anni 50. Si stava già preparando questa direzione. È inevitabile, ragazzi, inevitabile che funzioni in quel modo. Purtroppo va così. A me spiace, però voglio dire, tutto sommato, alla fine sto denaro, che esista o non esista, comunque c'è, non è che non esiste, il denaro esiste sempre. Itono torito nara hobi o ageru toka ogoru toka gochisou suru tte imi ni naru ga. Trick or treat. Torito mento torito nara chiryou suru toka te o te suru tte imi ni narimasu. Alla fine i soci sono positivo MSN. Dochi ni shiro nanno koto yara sappari da na. C'era qualcosa prima di MSN che non mi ricordo come si chiama. IRQ, quello scrivo IRC. IRQ era il predecessore di MSN, era una roba tutta testuale che era anche un po' complicata. Io non l'ho mai usata, ma conoscevo gente che lì aveva le community su RQ. Era ancora prima di MSN, pensate. Oi. Sore yori koitsu no hou ga kininaru nai ka? Qualcuno sa dove viene questa cosa? Roba anni 90 addirittura. Nani ka haitte iru ndesho? Cosa c'è del force quit box? Aketara shiroi kemuri ga maku maku to. C'è del fumo bianco, no? Tamatebako ka? Un tamatebako? Non so neanche che cos'è un tamatebako io. Urashima Taro da ro? Urashima Taro. Nippon no mukashi banashi. Folklore giapponese. Tashika jikan o tobikoeru hanashi datta na. Viaggi nel tempo. Force quit box tte kaite arimasu. Force quit box. Kyousei shuryou ga. Cos'è questo? Non lo sappiamo. Keyboard mo tsuiteru na. C'è una tastiera. Password ka nani ka o nyuryoku suru. Magari ci bisogna mettere una password. Sicuramente bisogna mettere una password. Soitsu o nyuryoku shitara. E se la prendi a sberle? Nanika ga owaru? Nanika tte nanda? Zero ga shikakete kita. Magari Zero ci vuole far giocare. Mate, mate. Vediamo quale sarà lo scopo di Zero. Zero ga sonna mon oitoku to omou ka? Perché Zero non è qualcosa così facile. Teiu ga, hako de aru hitsuyou ga nai yo na. Ma che beep stai a di? Era il grande boss. Non funziona. Tekito ni oshita tokoro de dou ni ka naru tte mon janai daro. Non serve un tubo, c'ha ragione. Non è che fai e boom, si accende, si illumina, dici bravissimo. E no, non va mica così. È musichetta triste di tensione. Dove sono io? Dove sono? Era questo il boss che abbiamo affrontato. Tokyo. Sassato smasecimatto ho in janega. Eccolo qua. Junpei. Daijoubu. Abbiamo ancora del tempo. E devono scegliere chi votare. Leader wa anta nan da yo. Sei leader qua, decidi te, come ci hai fatto fallire prima, facci fallire di nuovo. Sore ni shitemo. Il metaverso, cos'è un metaverso? Dipende cosa intendi per metaverso. Sarà il secondo step, non dico gli altri saranno utopie, per essere utopie, ma secondo me si avvierano. Dipende cosa intendi, dipende cosa intendi, l'avevo già detto. Metaverso, perché metaverso può voler dire tutto e niente come parole, interessante. Metaverso se intendi un mondo virtuale, un mondo dove il virtuale conta. Stiamo andando in quella direzione, per ragione di intrattenimento. Una cosa che avevo visto, ma l'hai visto The Social Dilemma? Gli avatar? Ma gli avatar, sì, ci sono anche in Second Life da almeno 10 anni, ma francamente ne faccio meno degli avatar, cioè sti cavoli. Bisogna vedere, una seconda vita parallela, ma c'è già Second Life che fa ste cose. È vero. Saritomo, nanika kokoro atari wa? Io ad esempio ho giocato The Sims, tanto per dirne uno che fa le stesse cose, ma vabbè, comunque sono sempre giochi finora. Già presentata la Zucker. Ah, sta cosa non lo sapevo. Allora, cosa vuoi chiedere? Chi è Zero? Vediamo. Chi è Zero? Chiediamoglielo. Zero è ittai nani mo non lo sappiamo. Ma sì, sicuramente ci si sposterà sempre. Ah, è vero, li ho visti gli avatar di Facebook. Ma sono un po' pazzetti, eh. Un po' pazzetti. Dato suruto, ichiban me ga iru tte koto. Io non me lo sono fatto. Ah. Sto cercando di capire chi è Zero. Shitteru no ka? Tu lo conosci, dici. Ma no. Ma qualcosa del genere. Sakki itta daro. L'ho spiegato prima. Mettiamo i messaggi, questa conversazione è interessante per chi vuole leggerlo. È interessantissima, Ando. È successo lo scorso anno. Ore to Akane wa aru basho ni tojikomerarete na. Sono toki no hannin ga Zero tte namae datta nda. Adesso lo leggo, eh. Demo, konkai no koto to wa nani mo kankei ga nai to omimasu. Adesso lo leggo un attimino. Dicevamo la stessa cosa di Facebook, ma chi se ne frega? E adesso siamo social derivati da Facebook, che sono fondamentali per molti.
è vera sta cosa, ma è vera sta cosa, sono fondamentalissimi, sono fondamentalissimi i social. Cioè, ma io non mi sono mai sentito schiavo dei social. Ai tempi mi diceva, ma tu devi iscriverti perché dobbiamo decidere insieme quando trovarci. Ma non puoi telefonarmi. No, iscriviti sul social che lo decidiamo. E io mi sono fatto sto profilo, mi sono fatto tardissimo il profilo su Facebook io. Non mi fregavo un tubo mai di Facebook, dato francamente. Ecco, faranno in modo che sarà essenziale per la società. Allora, in ambito lavorativo viene già usato. A me è stato detto che, visto che molte persone non mettono neanche una privacy, quelli che fanno i colloqui vanno a vedere i profili Facebook delle persone che fanno fare il colloquio. Tanto, prima di tutto vedono se una persona è estroversa, tipo che mette le cose pubbliche, quindi tenere tecnicamente il profilo pubblico è una cosa considerata in molti lavori una cosa positiva. Io l'ho fatta un po' di psicologia dei colloqui di lavoro, perché era faceva parte del corso che facevo, quindi me l'ha spiegato. E ha detto, sì, andiamo a vedere il vostro profilo Facebook. Vediamo chi siete, cosa fate, se avete famiglia, come vi legate con gli amici, quanti ne avete, cosa vi piace, i vostri interessi. Sono informazioni che noi decidiamo di rendere pubblico o private. Io ho tutto privato, non ne frega nulla, però c'è gente che ce la pubblica queste cose. E appunto sul mondo del lavoro andranno a studiare il profilo di una persona per capire quello. E quello parliamo di una persona che ti deve assumere. Figurati le aziende che devono vendere. Quante informazioni che noi mettiamo pubbliche. Vada su Netflix, si chiama The Social Dilemma Netflix. È molto molto carino, me l'hanno consigliato, l'ho visto 2 ore e mezza ed è illuminante, molto molto bello, ve lo consiglio ragazzi, ve lo consiglio. Almeno come infarinatura sul mondo dei social e le implicazioni nascoste, ma non è complottista, sono cose vere, ci sono interviste a gente che ci ha lavorato lì. Anche il rapporto di persona lavorativo sostituito per salvaguardare la salute e sanità. In Oriente sono avanti anni luce, strette di mano, non fa... È vero, ma in Oriente la salute... In Oriente, ma guarda che in Giappone mettevano la mascherina già prima del Covid. In Giappone, da quando c'è stata quella roba là, negli anni 90, quella specie di attacco, non so se era che cos'era, ma tutti mettono la mascherina, vanno in giro con la mascherina nei tram, nei metro, vanno sempre la mascherina in giro. Perciò, per loro era normale, in Cina pure. Perciò ti dico, ovviamente loro si salutano così. Io dico, noi, per me, guarda, la stretta di mano, l'abbraccio con un amico è un segno d'affetto, chiaramente, la stretta di mano è un gesto simbolico, ovvero io incontro te e in questo momento ci andiamo incontro. Inchino la stretta di mano, proprio questo. Sì, esatto, l'inchino la stretta di mano è anche il rispetto, perché tu, se sei un dipendente, tu sei il dipendente di un negozio in Giappone, tu ti devi chinare più in basso del tuo cliente, perché chi... Abbracciarsi imbarazza, ma vabbè, a me non imbarazza, per me è una roba, cioè per me non so che complessi hanno quelli che si imbarazzano. Un abbraccio, fine, non vuol dire nulla, anche fra maschi, un abbraccio, non vuol dire niente, secondo me è una cosa normale. Tanto, tornando alla trama, Akane e io siamo stati intrappolati, la persona responsabile era chiamata Zero, però non ha detto chi era, loro intendono, vabbè, loro no, sì, lì è imbarazzantissimo anche chiamarsi per nome. Tu un compagno di classe, tu lo chiami per cognome e lo chiami per grado. Se ha un anno in più di te, è un tuo superiore, una roba assurda, lo chiami senpai, è assurdo veramente, siamo a livelli di gerarchia, ma perché lì non è che sono più avanti, lì sono più indietro. Il mio professore diceva sempre che in Giappone non hanno ancora fatto una rivoluzione industriale, non hanno ancora ottenuto i diritti che abbiamo ottenuto noi, che oggi vabbè, che diritti abbiamo, che i diritti, se sia piramidale spostati, non è piramidale ma è proprio gerarchico. Ciao Kevin, abbiamo già vinto il gioco, Kevin, la prima scelta del gioco, scelta vincente, è finito, andiamo tutti a casa, no, a parte gli scherzi, sul serio, adesso stiamo iniziando, vi spiego un attimo la trama per Kevin. Allora, dobbiamo fare una scelta, siamo in 3 team di 3 persone e bisogna scegliere chi giustiziare. E per vincere il gioco bisogna eliminare 6 membri, quindi se sopravviviamo come team ammazziamo gli altri 2 team e vinciamo il gioco. Sistema piramidale gerarchico, sì è gerarchico, ma quello è più una struttura militare, nel senso chi è sopra, chi è sotto, sì è piramide, in effetti è piramide, c'è ragione anche tu, anche noi, ma che noi darò, è tutto connesso. Per favore, questo qui è il nostro protagonista Carlos, insieme ad Akane e Junpei, un disastro con i 2 compagni.
E dice, lei ha ragione, stanno cercando di capire chi è Zero, ma non sappiamo chi è. Qual è lo scopo di Zero? Bella domanda. Zero non muokte che perché Zero sta facendo questo? Gemo sasere koto daro. Si vuole far giocare un gioco? Decision chiamato il gioco della decisione. Grazie per lo Super Saiyan, grazie anche. Grazie, grazie. Il futuro dell'umanità. Akane, nani ka shitteru no ka? Tabun. Kono game ni maketara. Ti mando un Nathan Jet. Ecco qua. 6 miliardi di persone. Dice, ha detto zero. Quindi Sigma quello che ha detto era vero. Siamo il 31 dicembre, il famoso 31 dicembre. Kono mama deva 60 no jindui ga shinu koto ni naru. 6 miliardi di persone moriranno, ha detto Sigma. Quello che ha detto Sigma è la verità. A lei lo sa, a Kane lo sa. Hai mai sentito il termine sindrome di Reverie? Cosa la causa? È sconosciuto. E i nervi del cervello impedisce di reagire agli stimoli. Che roba strana. Ho sentito che le persone nel mondo sono affette da questo. Ma mai sentita questa cosa? Non è che esiste davvero. Sono Bjork to Sacchi no Anashi. Un'aura potentissima. Un'aura potentissima, grazie Andre. Divertitevi con i sound. Divertitevi pure. I sound e i sound regular. Non c'è bisogno di essere abbonati per usarli. Potete usarli quanto volete. Veramente. E cosa significa questo con quello che dicevamo prima? Dice Junpei. Parlo qua. Gli dico, ma perché gli ha cambiato il design così? Sono completamente diversi. Non si assomigliano neanche a Kane e Junpei. Non c'hanno nulla di simile. Una crisi. Ima. L'umanità sta affrontando una crisi senza precedenti. Quelli che sono colpiti avvertono che sta arrivando. Eh già. La sindrome di Reverie. Sanno che sta per succedere qualcosa. Hai sentito parlare? Sì. Ah, la conosce, strano. Conosce la sindrome di Reverie. Qual è la vostra relazione? Mamma mia, che domanda complicata da fare a Junpei. Com'è la vostra relazione? Ma insomma, questa qui scappa via. Boss fight. Cosa facciamo? Rapina, boss fight. Facciamo tutto. Rapina, 500. Boss. Possiamo far tutto, ragazzi. Intanto andiamo avanti. Qual è la vostra relazione? Kurashiki Akane. Kurashiki Akane. Junpei Tenmyuji. Vedi, voi siete giapponesi, vero? Sei il signor Tenmyuji. Avete vissuto in Giappone da quando eravate bambini. Siete anche andati nella stessa scuola. Perciò siete amici di infanzia. Chi te l'ha detto? Sigma. Sigma è un chiacchierone. Vivevate in una struttura per 5 anni. L'informazione si diffonde in fretta. Ah, perché vivevano insieme prima del gioco. Di chi è stata l'idea? D-com no jikken da yo. Esperimento di Com. Issho ni moushikonda. Avete firmato insieme? Chigaimasu. No, non abbiamo. Watashi to Junpei-kun wa betsu. Era la nostra idea. Oi, sore ja nani? Stai dicendo che siete venuti qua, sì. Futari wa guzen D-com de kao wa wasu da tte iu. Ma dai, non è possibile. Eccoti, bentornato. Allora, Carmelone, abbiamo vinto il gioco e non abbiamo capito nulla, abbiamo rifatto la scelta, abbiamo fallito, e ora dobbiamo decidere chi sterminare, dobbiamo sterminare 3 persone. Cioè il nostro team, che è questo qua, di Carlos, Junpei e Akane, deve scegliere quale degli altri due team votare da ammazzare. Dobbiamo ammazzare un altro team, in pratica. È inevitabile, dice. In pratica sta spiegando la loro storia. Carlos. Questo è per chi non ha giocato i precedenti. Spiega chi sono i personaggi. Io ho bisogno di soldi, dice. Tutti hanno bisogno di soldi. Ci daranno 500.000. Igaidano. Seghi no hero a Kaneni nante kyoumi ga nai to omotte da. Come eroe della giustizia, ma che è? No hero. Come un eroe della giustizia, ma stai dicendo. Non è detto che sia un pompiere, lui è un pompiere. Come ne ikuta no kiken o norikoe. たくさんの人の命を救ってきた立派なヒーローじゃね。そう。全部のヒーローは。考えすると痛けだよ。あ、フィニタラボスファイト。ドンナ現場だろうと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 。ドンナ
istinto, sono bravi a dire quale percorso c'è la morte, quindi in pratica evitano la morte, compieri. Grande istinto.
dice. Vabbè, è anche vero. Io rispetto tantissimo i pompieri perché rischiano la vita per salvare le vite di altre persone. È molto rischioso fare il pompiere. 13.06. Avete sentito qualcosa? E cos'è? È ora di votare. Quasi ora di votare. 13.30 si vota. Bisogna andare a votare chi ammazzare. Oh, il cagnolino. Da dove arrivi, dice? Da dove arrivi? Sembra che abbia usato questo vento. Hai visto Kevin come è cambiato il gioco rispetto al predecessore? Qua in pratica non ci sono pause per leggere. È tutto la scoteca, la scoteca. Eh sì, è una discoteca dove la gente muore. Esatto, esatto. Signora, ecco qua. Dove viene? È troppo buio, non posso vedere niente. Fra l'altro io sto faticando a comprare delle chiavi. Cioè, ultimamente non so se sono diventati tiri. Trovo una chiave, un euro per chiave. Cioè, io sto pagando tantissimo in pratica. E sto aspettando di trovare delle chiavi insieme. Ne ho trovato, ci sono tre chiavi, ma sono dei giochi in inglese. Non li compro perché sono complicatissimi. Perciò evito di comprare quelle chiavi lì, ma voglio prendere delle chiavi decenti per tutti voi. Però devo vedere un attimino per quelli della classifica, quindi vediamo un attimo come va. Ce la farai a cane? Non c'è modo di farcela. Qualcuno se ne preoccupa troppo, dice lui. Oh, lo so, tagliamo via il braccio di Junpei. Così sarai in grado di passare. Ma che bella idea, tagliargli il braccio. Ehi, Mira. Eric, chissà se lo sento. Ci sarà il modo, nessuna risposta. Ma abbiamo il cagnolino però. Almeno abbiamo il cane, dai. Meglio di niente. Gabu, hai preso qualcosa. Nande Gabu male? Perché il cane? Il cane è il nostro mezzo di comunicazione. Non abbiamo una ventola, magari si sentivano male a lasciarlo da solo. Zero ga sonna o hitoshi da to omou kara. Pensi davvero che Zero ci farebbe dei favori? Na, hitotsu omoitsuita koto ga aru. Un'idea che potrebbe funzionare. Kore te kusuri o irete oku tame no case datta yo na. Ah, per ottenere le medicazioni e medicine. Ah, è un cane medico, avete capito? Come quelli là, pastori là delle nevi, quello svizzero. Izure ni seyo, koitsu wa tsukaeru to. Potrebbe funzionare, Chotto mattete kare. Aspetta un secondo, gli dice. Gli mettono un messaggio? Che idea, ragazzi! Come dire, mi raccomando. Costato. Beer costa una penna. Bar counter ni attanda. L'ho trovato nel bar. San Bernardo, esatto, San Bernardo. Cani salvano le vite. Esatto, si chiamano San Bernardo, il pastore svizzero. Ciao, sono Carlos. Il team voterà di T. Ve lo segno, Votiamo D team. Non significa che lo faremo. Q team wa C team ni tou. E D team deve votare Q team, Q team per C. なるほど. Buona idea. Sore wo kubiwa no case ni irete gabu wo tsukiko ni hanateba. Un ga yokereba. Ok, abbiamo spiegato la strategia per sopravvivere. Ma che iku ka ne? La strategia per sopravvivere. Ma sarete voi a votare. Risku ga aru wake demo ne shi. Yaru dake yatte mitara dou da? Non abbiamo nulla da perdere. Esatto, ho mandato dagli altri. Se tutti rispettano la regola sopravviveranno, ma non riusciremo a vincere il gioco così, perché nessuno muore. Ma è un maltese, può essere. Ciao Kla! Ciao Kla! Giornata lenta oggi, ma ci stiamo divertendo. Guarda Kla, sei arrivato in tempo per la votazione che faremo fra poco di scegliere chi ammazzare, ma abbiamo una strategia per far salvare tutti. Perciò, vediamo un po'. Noro ketchup to piccolo sono fuori come fare il sondaggio io. Moshikashitara hot dog ni natte morotte kureta. Magari tornerai con un hot dog. Una battuta. È un cane. È un hot dog. Era una battuta stupida. Come va, Kla? Eccoci qua. Boh, ma è ora di votare, veramente. Ciao, Kla! Gab non è ancora tornato. Dice. Io preparo il sondaggio. Tohyo da Carlos. Sacchi mo itta ga kiken shitara. Se evitiamo di votare moriremo noi, esatto. Da Carlos. Hitotsu ii kanae ga aru nara. Un secondo, vi faccio il sondaggio, ragazzi, così scegliete voi chi votare, scegliete voi. Allora, un attimino. Chi votiamo da eliminare? Team. Possiamo salvare tutti. No, possiamo salvare.
invece Putin. Perciò facciamo un minuto, soltanto un minuto per votare, in tempo per insultare il Crespo. Visto che dovremmo votare, sto gioco è veramente veloce. O si fa o non si fa, è terribile, terribilmente terribile. Quindi mi raccomando, se volete votare, votate adesso. Cosa è scritto sulla gablette? Cos'è una gablette? Un messaggio. Abbiamo detto di votare D. Perché noi votiamo D. Abbiamo detto così. D team è Q team. Se votiamo Q, sarà un disastro. Possiamo ammazzarli, ovviamente. Oh. In tempo per insultare il resto. Carlos. Perciò votate per il Q team. Ah, lui dice di votare l'opposto di quello che abbiamo promesso. Che cattiveria. Così finiranno con due voti e moriranno. Esatto. Ragazzi, Junpei è diventato un cattivo ragazzo. Adesso consiglia di ammazzare il Q-Team. Consiglia di ammazzare il Q-Team, di tradirli. Gabretta D-Team no moto ni todoite ne. Naokatsu kochira no shiji dori ni Diana ga tōhyō shite kuretara. Finita pari. Chi non ha votato scrive in chat. Chi non ha votato scrive in chat. Siamo pari coi voti. Siamo pari coi voti. Se qualcuno vuole votare, ragazzi. 俺たちはこのシェルターから脱出できない。それがゼロの仕掛けてきたゲーム。ゲームの無理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 。ゲ
Cioè, in pratica ci sta dicendo ammazzalo che c'è un bambino lì nel gruppo e non l'ammazziamo. Vabbè. Lo facciamo? Lo facciamo. Avete votato. Vabbè, non c'è altra scelta. Non c'è altra scelta. È che avete votato pari, perciò se volete scrivermi in chat, ragazzi, il primo che mi scrive in chat sarà il voto. Il primo che scrive in chat, ditemi chi votare e io lo faccio. E io lo faccio per voi. Basta che me lo scrivete, quindi va bene. Per me è uguale, ragazzi, per me è uguale. Ma dobbiamo fare la nostra decisione. Quello che decidiamo qua deciderà il futuro del gioco. Altrimenti decido io. 5, 4, Q, va bene. In pratica abbiamo tradito l'alleanza che abbiamo fatto. Si mette male per Q, si mette molto male. Pam, 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 pam. Il tuo voto è stato accettato. Carlos, perché? Perché l'hai fatto? Dice. Lo so. Mossa intelligente. Mi sa che ha un senso di colpa, Carlos. Potrebbe aver condannato a morte quel tipo. 90 minuti sono passati, il tempo limite è scaduto. Ok. Dormite bene e il prossimo gioco inizierà quando vi sveglierete. Al prossimo risveglio sapremo chi vive. Il team che riceve due voti non sarà in grado di partecipare. Olè, che bello. Un'ultima cosa. Il vostro voto andrà esattamente come ho comandato. Meritate una ricompensa per aver obbedito. Non sarà iniettata la perdita di memoria. Urca, quindi se ammazziamo qualcuno ci ricorderemo che li abbiamo ammazzati. È cattivissima sta cosa. Chi sopravviverà si rimpiangerà la decisione che è stata presa. Mannaggia, che cattiveria. Stiamo per vedere qualcosa di brutale. Qualcosa di molto brutale. Tutti i membri di un team periranno come risultato del voto inserito. Sonni piacevoli. Quindi in pratica adesso, se veramente vogliamo fare questa strategia, col team di Diana dobbiamo votare di nuovo Q. Col team di Diana dobbiamo di nuovo votare Q. In quel modo possiamo eliminare il team Q, mi sembra di capire che quello è il punto, no? Proviamoci, dai. Andiamo a votare, andiamo a vedere intanto, a conoscere Diana e compagni prima del voto. Dobbiamo votare con tutti perché è un voto che dipende dai voti generali e noi stiamo decidendo il corso della trama. Esecuzione di, andiamo a conoscere questi personaggi, visto che Diana è nuova e Sigma e Fi invece li conosciamo bene, ma non troppo bene.
Vabbè, Sigma sappiamo vita, morte e miracoli di Sigma ormai, cioè sappiamo tutto. When a curious quando un odio curioso porta alla calamità. Il momento in cui l'odio diventa calamità, giustamente. Cosa significa, boh? Sana. Non lo capisco. Magari non deve avere un significato. Anagramma da io. È un anagramma. Riorganizzate le lettere in un'altra sentenza. Perché pensi che è un anagramma? Ne avevo già visto uno così, nel futuro l'ha visto uno così. In un altro posto. La sua coscienza però lo ricorda. Lei viene da dopo gli eventi di Virtuous Last Reward, lei. Quindi in pratica sa tutto. Lei sa tutto quello che è successo di là. Cosa controlli, dice? Hakoda. Nanno Hakoda yo. Non lo so, sta guardando, sì. Il nostro protagonista di Virtua Last Reward, personaggio fantastico, veramente. Force Quit Box, anche loro ci hanno fatto. Interessante, voglio vedere come si andrà a risolvere la situazione. Vedo una tastiera. Inserisci la password per fermare qualcosa. Vabbè, tolgo la chat, magari vedete meglio il gioco se tolgo la chat. Zero ga shikakete kita kono game. La risposta più ovvia è che Zero vuole farci giocare. Allora dobbiamo provarci, ma se non abbiamo la risposta. Dobbiamo inserire qualcosa, ma non sappiamo cosa. Immaginavo non fosse facile. Abbiamo bisogno di un indizio. Qualcosa che c'è sui lati. Ci stanno provando a risolverlo, ma non hanno tempo. No. Non si muove. Grande Andre, fatti in tempo. Comunque vediamo un po'. Sigma va oivore da carana. Comunque cosa sia non possiamo aprirlo. Il mio corpo è ancora così. Vedi che Diana non sa di cosa stanno parlando sti due. In pratica Sigma, se ho capito bene, dovrebbe essere il Sigma anziano e non il Sigma anziano nel corpo giovane. Mentre in Virtual Last Reward era il Sigma giovane nel corpo anziano e non lo sapeva, sto poveraccio. Lo vedete che si comporta stranamente, poi la confidenza che ha con Fi. Non stavi mentendo, dice lo spazio. Te l'ho detto. Abbiamo affrontato Jack Pippone Mini, il boss più facile del gioco. È la mappa del distretto D. Ok, collezioniamo anche questa. Utilissima. Urca il trash disposal, la stanza dove spazzi via l'inceneritore in pratica. Non sono mai allegra scendere gli inceneritori questa serie. Mai. Questo è quello che dice Zero. Vabbè, comunque Diana è un personaggio. Se l'avete riconosciuto la voce, è la stessa voce di Luna, ma sarà una coincidenza? Le assomiglia anche, sarà una coincidenza? Zero diceva. Cioè, più che Zero. Sì, Zero diceva nel precedente che Luna era fatta immagine e somiglianza di una persona a lui cara. Possiamo connettere i puntini volendo. Queste qui sono le stanze. La healing room, che bello, c'è una tastiera. Voglio suonare la tastiera, è la mia passione suonare la tastiera. Transponder. Manufacturing, con i robot. Ci sono i robot anche qua. Trash disposal, la stanza della spazzatura, l'inceneritore, la locker room. C'è anche una doccia. Possiamo andare nella doccia. non avete trovato alcuna uscita? Ovviamente no. Siamo in un rifugio per le bombe. Ci sono diverse uscite. Ma non possono esserci uscite, altrimenti non ha senso. Aprire l'X door è l'unica scelta. In pratica dobbiamo per forza salvarci. È terribile, ragazzi, è terribile. Lounge. Mi permetto di fare un altro shoutout a Kilgar, ora che c'è più gente. Con molto piacere. Se volete lasciargli un follow, ragazzi, e supportarlo, mi fa solo piacere. Eccoci qua. Non c'è alcun punto. Non sentiremo nemmeno un grande fest, un rave party, non sentiremo. Ci vogliono 6 password. Quella roba della X-Pass, lo sappiamo.
Dobbiamo trovare le password. E le password vengono date quando muore la gente. Io scappo, Sace, se passo, passo dopo. Va bene, spero di sì, and che così parliamo ancora un po' e chiacchieriamo. Noi intanto andiamo a fare qualche esecuzione adesso. Grazie, Andre. Grazie di tutto. Per ogni persona che muore una password viene rivelata. Ma sarà vero, dice? Sigma, perché non provi a morire? Mi scuso gentilmente, Diana. Non vuole morire. Assolutamente. Dai, no? Va bene. Figurati, Kilga, ci mancherebbe altro. E ci siamo. Posso chiedervi una cosa? Nanda. Che cosa? Chi è Zero? Solita domanda. Chi è Zero? Zero è chi pensate che sia? Sembra un vecchio dalla voce, ma la voce è mascherata, quindi potrebbe essere anche giovane. Masaka. Non ne ho la minima idea. Ma si fa chiamare Zero. Vai tranquillo, Fai pure i tuoi lavori tranquillamente. Sei tu. La voce di Zero era preregistrata. Sono due possibilità. Che Zero sia già morto, oppure Zero è fra noi. C'è un traditore Among Us, dice chiaramente. Potrebbe essere uno di noi, il traditore. Arriverà l'aiuto? Che aiuto, non viene nessuno. Qualcuno ci aiuterà. Ci speri, Diana, lo staff degli esperimenti della Nippon. Mi dispiace, ma non penso proprio. Ricordi? Non può comunicare con noi. Simulazione assomiglia alla vera missione su Marte e noi siamo finiti su Marte in giro per sono passati 6 mesi fra la Terra e Marte. In quel periodo vi ricordate che in Virtual Astro War veniva spiegato che delle persone erano dentro una base e che c'erano pochi sopravvissuti? 3 sopravvissuti, indovinate chi erano? No, non lo sappiamo, 3 di noi. Sta iniziando la famosa trama. La trama tragica di Sta iniziando. Quando raggiungeremo Marte, le stelle nel percorso non possiamo mandare un segnale. Ah, perché c'è una crisi solare. Uno era Gresco. Quindi tu vuoi che uno dei 3 sopravvissuti sia Gresco? Sei contento? Vuoi affidare il futuro dell'umanità a lui, Cla, vero? Ovviamente Gresco va benissimo con il futuro dell'umanità. Se volete partecipare alla rapina, ragazzi, punto esternativo rapina. La trasmissione ripartirà alle 23:30 del 31 dicembre. Buona idea, abbiamo ancora 10 ore. Non c'è ragione di sperare di essere salvi prima di ottenere. Il D-Staff non noterà alcun problema fino a quel tempo. È vera sta cosa. Voi siete come fratelli. Siete in sincrono, dice. Si guardano. Fratelli, si odiano. Però. Non è che vanno proprio d'amore d'accordo. Però sì, hanno fatto tante battute, anche vero per la Street World, tutto sommato. Ce ne sono state. Il modo di parlare di Sigma. Mi sembra scortese dirlo, ma. Sinceramente. Sigma, tu parli in maniera inusuale. Cos'è di strano, Sigma? Perdonalo. L'età della sua mente e del suo corpo sono molto diverse. È veramente. L'aveva menzionato il D-Com. La sua coscienza viene dall'anno 2074. Dal lontano 2074. È corretto. È per questo che io so cosa succederà nel futuro. Grande Kevin, 4000 rischi. Spenderò i prossimi 5 anni ad avvertire l'umanità, ma se nulla cambierà, l'umanità verrà distrutta. Akane, Fiyo e io siamo infiltrati nel D-Com per fermare tutto questo prima che succedesse. Fi, è vera sta cosa?
tu mi crederesti se ti dicessi che è vero? Shinjite kureru no ka? Fissa tutto, anche lei. Dattara, doste konna tokoro ni tochikomerareta shitan desu ka? Siamo intrappolati in questo strano luogo. Mirai no koto o shitteru nara ikura demo taisha no shiyou ga. Possiamo prevenirlo. D-com de dono yona jidai ga hassei suru no ka wakaranakatta. Non abbiamo struttura del D-com. Nocho. Non sa nulla, ma succederà oggi. Kore kara nani ga okoru no ka? Insomma, Sigma sa la verità. E Fi pure. In pratica Diana è l'unica che non sa niente. Non sa niente, ma è meglio che non le dicano. Ma sai, Diana, che c'è una persona che ti assomiglia? Non diciamo perché. Perché tutto questo deve succedere a me, dice. Non avrei mai dovuto sentire Rebecca. Chi è Rebecca Chambers di Resident Evil 1? È la capo infermiera dell'ospedale da dove lavoravo. Già che lei è un medico, quindi. Infermiera. Assolutamente all'esperimento del D-com. Che Rebecca me l'ha suggerito. Bella idea, eh. Mi ha detto che stavano cercando un'infermiera capace per partecipare. Un'infermiera capacissima. Ma, per essere onesta, c'è un'altra ragione per cui decisi di partecipare. Sì, un'altra ragione. E qual è? E ha spalancato il cane. Gab. Non de Gab. Perché Gab è qua? Kono tsukiko kara dete kita mitai desu. È dalla ventola. Nani ka mieru ka? Vedi qualcosa? Ie, kurakute nani mo. Vai. Deban da. Sì, tocca a te. Naka ni haire. Fammi andare là dentro. Muri ni kimatteru. Impossibile, non ci passano gli umani da quella ventola, impossibile. Nando mo iwasenai de kure. Non mi ripeterò una seconda volta. Watashi no mune wa. No, la mia taglia è di. Sasho wa yamero. Yeah. Dice che in pratica lei ha molto grandi doti, non può passare, ma cos'è questa storia? Sono passati 45 anni, è normale crescere, stavi solo dormendo per 45 anni. Posso interrompervi? Che cos'è questo? Cos'è? Non lo sappiamo. C'è scritto qualcosa qua sopra. Ciao, sono Carlos. Dice che dobbiamo votare il cugino. D team は Q チームに Q チームは C チームに投票せよ。それから別の筆跡で Q チーム了解か。なるほど。票を分散させることで引き分けに持ち込もうという提案か。Q チームも同意済みのようだね。ああ、らしいな。あすとポートはブランドにしていいぞ。C 区画から Q 区画を経てここにたどり着いたと。A sto punto avrebbe veramente senso continuare con Q. これでどのチームも処刑されずに済みます。Nessuno deve morire, tutta contenta. Nessuno deve morire. それはどうかな。Esatto, me lo chiedo davvero. C'è anche la boss fight, benissimo Kig. Perciò, se seguiamo quello che ha fatto Carlos è di votare Q. E li condanniamo a morte, questi poveracci. Non è una cattiva idea però, tutto sommato, perché alla fine cioè sarebbe comunque la scelta corretta votare Q. Sarebbe la scelta ideale per far sopravvivere Q. Cosa intendevi dire prima, Fi? Cosa intende? Ho detto che potrebbe essere una menzogna. Q team が裏切って Q magari ci tradirà. D team に投票すると。いや、それは。Q team ha detto got it. もしもそのつもりなら。È quello che intendo, Gabを送っておこす必要がない。黙って勝手に D team に票を投じればいいだけのことだ。ことは裏切る可能性がある。C チームの方だよ。D チームに投票すると言っておきながら、実は Q チーム。何のためにそんなことを？我々に Q チームを選ばせるためだ。票をばらけさせるためだという大義名分があれば、安心して Q チームに票を投じることができるだろう。もっとも、non è male. あくまでも可能性の話だが。È una possibilità. Certamente è una possibilità. 投票の締め切りまであと1分です。Dobbiamo votare entro un minuto. どうすればいいんでしょう。Cosa arriverà? Cosa facciamo? Cosa faccio? Gab がここにやってきたことから、Q チームが C チームを選ぶことはほぼ確実。すると我々は Q チームを選ばざるを得ない。なぜなら、rispettiamo la regola, dice. 我々の一票が、un singolo voto causerà la morte. Potrebbe causare la morte di tutti i membri del team C. In pratica sta a noi decidere, sta a noi decidere. Anzi, sta a voi decidere. Cos'è uscito?
Avete votato Q, come giusto che sia, perché dovevamo votare Q. Era, faceva parte delle opzioni, ci sta. Due voti per Q, chissà cosa succederà. Gallina ringraziata, grande boss, gallina ringraziata, eh sì. La musichetta, questa me la ricordo, la Virtual Last World, questa musica allegrissima. C'è una chance. Pensi che andrà bene? Gabu no tegami ga uso de nakereba. La nota di Gabu. Ima wa tada. Dobbiamo fidarci, dice, speriamo. So desu yo ne. Suppongo di sì. So te. 90 minuti sono passati. Il vostro tempo limite è terminato. Ok. Dormite bene. Il prossimo gioco inizierà quando vi sveglierete. Il team che riceve due voti non sarà in grado di partecipare. Va bene. Siamo vivi comunque, siamo vivi. Due voti che il team. Avete votato esattamente come vi ho chiesto. Meritate una ricompensa. Vabbè, dirà la stessa cosa. Non dimenticherete ciò che avete votato. Avrete tempo di rimpiangere il vostro voto. A me va bene così. Tutti i membri di un team moriranno. Che allegria. Sogni piacevoli. Fate sogni d'oro. E adesso ci toccherà fare la stessa cosa con Q. E ripeto, sarà irrilevante. Anche se comunque vorrei seguire il flusso, così prossima volta possiamo cambiare i risultati. Andiamo a vedere, come potete vedere, siamo arrivati. Tocca Q. Devono anche loro fare sto percorso. In pratica abbiamo condannato a morte queste tre persone, solo che loro ancora non lo sanno, sti poveracci. Ma vediamo cosa succede. E ci aspetterà probabilmente la prima scena macabra del gioco fra poco. D'altronde non si può evitare. Prep room. Ok, stiamo vedendo le stanze esclusive di questo team, come vedete, decontamination, ok. Cos'è sta stanza? Quantum computer dome, computer quantico. Sì, se ne parlava di là, pod room, mannaggia, sembra complicata questa. Biolab. Ok. Occasino. Dice, che strano questo. Tasca, kono hen ni moushite aru hazu nan da kedo. Il povero Eric, che sembra un ragazzo simpatico. Fammi vedere, sta zitto. Simpaticissimo. Ha il diritto di vederlo anche lui, dice Mira. Grande Mira. Arrivato. Grazie, che gentile lei. Mappa del distretto Q segnata in file. Sateto. È la grande dote di sto gioco. Nel primo era Lotus, nel secondo Alice, e in questo qua è Mira. Chiaramente, Miss Grandi Doti. Ok, lounge. Grandi doti. È una cosa che diciamo spesso. Non darò no. Grandi doti. Abitiamo il virus. Virus. Oh, che bella parola. Dobbiamo rimuoverlo o controllare qualche tipo di virus. Virus. Che virus? Non un virus, dai. Ma che virus? Ma che ne sa lei? Non sappiamo nulla del virus. Ne. Riguardo il voto, cosa faremo? Non chiedermelo. Se non lo facciamo, non significa che non moriremo. Bisogna votare, giustamente bisogna votare. Carini C team ga D team ni, D team ga C team ni tohyou shita to shitemo. Watashi tachi ga kiken shitara, kyouseitekini 2 hyou hairu koto ni naru kara. Mi dispiace dirvelo, avete già due voti contro. Il Q team verrà ucciso. To ai e. Kono game ga honki dattara no hanashi da kedo. Sarebbe reale. Itazura datte iu. Stai dicendo che è uno scherzo? So kangaeta hou ga genjitsuki da to omou no? Non avrebbe più senso? Totsuzen soko no tobira kara D-com no staff ga kakekonde kite. Si sorprenderà con sorpresa. Ah, magari dice che era tutto uno scherzo. È un grande scherzo. So ka. È vero, hai ragione, tutto uno scherzo. Dato stara koitsu no sonzai mo setsumei ga tsukushi. Allora davvero lui qua avrebbe senso. Dose omae mo. Lui fa parte della grande sorpresa. Ci crede davvero che è tutto uno scherzo? Oh, io. Non è vero. Dottara sono helmet con tutto il mio. Vogliamo vederti la testa. Torenai ndo. Non posso. Da kara torenai ndatte. Non si toglie la testa. Tekitona koto itte janne. Mi prendi per i fondelli. No, mi sta staccando la testa. Yamete.
Kubi ga mogeru! Mi spacchi il collo. Cazzo! È veramente, non si toglie, c'ha ragione. Matte. Gliel'hanno infilato in testa. Vedo qualcosa dall'altra parte di questo lato. Un pulsante. Una password. Cos'è? Una password da inserire. È un dispositivo di password. L'elmo si toglie con i numeri giusti. Ognuno ha qualcosa da aprire, quindi. Ogni team ha qualcosa da aprire. Per favore, smettetela, yamete. Dice yamete. Ecco qua. Ha dei flash. Chi è? Lei o lui che ha avuto i flash? Non lo so, non lo so. Non riesco a ricordare. Fra l'altro questo bimbo è il leader del suo team, è il leader del team, quindi sarà da divertirsi in pratica. Vediamo come se la cava. Stai dicendo che è l'amnesia? Magari. Può essere. E tocca a noi scegliere fra poco. Ah, siamo al bar, tranquilli, facciamoci una chiacchierata. È bello sapere, noi sappiamo già che saranno morti fra poco, però. Posso chiederti qualcosa? Chi è Zero, come al solito? Chi è Zero? Zero te ittai nanimono nan daro? Chi è questo Zero? Oi, toboken na yo. Piantala di scherzare. Omae wa nanimo kamo shitterun daro? Deve sapere tutto. Dakara shiranai te. Ti ho detto che non so niente. Akumade mo surprise janai te iharu tsumori ka. Non sai nulla e che non c'è una vera sorpresa. Non lo so, dice non lo so. Datte nanimo ubuete nai shi. Non posso ricordare tutte le cose. Honto ni surprise janai to shitara. Se non è uno scherzo, le cose sono serie. Majite, honki de riaru na imi de. Uno dei team verrà eliminato. Eliminato, purtroppo sì. Uno dei team verrà eliminato. Chi farebbe questo? Zero ha detto game da che è un gioco. È uno psicopatico, certamente un psicopatico. Quello Zero ci starà divertendo a guardarci spaventarci fra di noi. Ovviamente. E se fosse quel serial killer delle news, Heart Ripper, l'Heart Ripper, colui che strappa i cuori, la voce dice che lui ha ucciso 18 persone negli anni passati. Zero potrebbe essere un serial killer. 15 marzo 2026, il corpo di una giovane ragazza è trovato in un parco a Roswell. Come fa a saperlo lui? Il nome della vittima è Virginia Bailey, 28 anni. Il torace è stato aperto, il cuore è stato completamente rimosso. Queste sono le cose che piacciono a te, che i casi, quei casi da cronaca nera che piacciono a te, Kla. La stessa cosa è successa in Nuova il 2 maggio 2026. Il corpo di un uomo è stato trovato in una spazzatura vicino a un appartamento a Sacramento. Jeffrey Forrest, sì, mi piacciono e come. C'è un assassino che strappa i cuori. E come Virginia, il suo cuore era stirato fuori. Due mesi dopo, il 29 luglio. Aspetta un minuto. È l'amnesia o no? O magari è il bambino, l'assassino. Come fai a sapere queste cose? Non lo so. Pensate se il bambino è l'assassino. Io non so perché le so. Ma tu stai scherzando, dici. Cioè, come fa a sapere tutte le date di un killer, tutti i nomi delle persone? Io non le ricorderei queste cose. Posso anche aver letto un caso, ma ricordarmi la data e i nomi delle persone ancora sì, ma la data, sinceramente, troppo. Dove siamo? Stavi ascoltando Zero? Tac shelter da io. 50 metri sotto terra, non ci cadono le bombe. Quello lo so, ma il posto è? Dove siamo esattamente? Con bombe del genere, io ci rimarrei pure. D-com からは相当く離れてはいないと思うけど。Dubito che siamo molto lontani dal D-com. D-com? Dueling for experiment of cohabitation on Mars. Vabbè, è inglese. L'esperimento per vedere se possiamo sopravvivere su Marte. Stiamo facendo i primi esperimenti su Marte, giustamente. Viviamo insieme in quella struttura da 5 giorni. C-team と D-team の member も一緒にな。あとはそう、犬が一匹いたわ。ヨボヨボの老犬。ガブって名前の。あ、come era? Non era だけどお前だけは違う。お前は D-com にはいなかった。だから怪しんでるんだよ。ecco.
Cosa stanno sperimentando? Non lo so cosa stanno sperimentando. Non ho idea di cosa stanno facendo sti maschi. Sappiamo che qualcosa di strano sta succedendo. Che casino, come gestiamo questa cosa mentalmente? Sembra divertente, vero? Stiamo per vedere, fra l'altro, la morte di uno dei team. Perciò fra pochissimo vedremo di nuovo. Ecco, Mira. Cos'è che ha detto su Mira? Scusate, mi sono perso un messaggio. No, l'ho saltato il messaggio. Ma ti posso recuperare? Sembrava divertente venire qua. Mi sono unito perché Mira si è unita. E adesso c'è la domanda. Mira. Eric. Cosa succede fra di voi? Vi conoscete? Fra di noi sono grandi cose. Siete innamorati? Idiota, non lo siamo. Come non lo siamo? No, non lo siamo. Come no? Veramente? Lei lo guarda come un fidanzato. È il suo fidanzato, chiaramente. Sappiamo che la verità è quella, ragazzi. Stanno insieme sti due, ne. Ma perché deve nascondere? Dobbiamo capire cosa succede. Cos'è questa roba? Zero è un regalo da zero. C'è anche questo da aprire. Vediamo come va, ragazzi. Una bomba? Non penso sia una bomba. Non penso che sia una bomba. C'è scritto qualcosa sul retro. È girato al contrario. Era girato al contrario. Grande Kuka ha trovato un indizio. Quando il bambino è più intelligente degli adulti. Sembra per fermare qualcosa. Ha una tastiera. Dobbiamo inserire un codice. Ci vorrà la password, ma non ce l'abbiamo adesso. Qualcosa si fermerà. Va bene, vediamo. Magari cosa? La tua vita? No, che roba triste. Sarebbe terribile se lo usi per morire. Speriamo di no. Viene da lì. Andiamo a vedere. Eccolo il cane. Anche lui. Stiamo girando il messaggio per votare. È troppo buio, non riesco a vedere niente. Perché non vai dentro, dice. Non posso. Certo che ce la puoi fare, ma non ci passa. Con quel testone. Visto che non passo. Guarda qui. C'è qualcosa lì dentro. Cos'è sto poster? Qualcosa su di esso. Sono Carlos. Non ci sono più. Hai ragione, Dice. Grande, Gab non è ancora andato al distretto. Dobbiamo avvisare il bar. Penna. Perché il formaggio? Vabbè, comunque sia, gli stiamo dando la cosa. Dovrebbe funzionare. Cosa stai facendo esattamente? Dice. E lo rimandiamo indietro. Ecco qua.
direi che possiamo finalmente votare. So, a sto punto andiamo con Carlos, che tanto la risposta di default, quella standard, Q e D sono connessi. Soltanto togliere il formaggio e ecco qua, abbiamo mandato Gab, il nostro figlio. Tocca a te, Gab. Pensi che funzionerà? Sono sicuro di sì. Va bene, comunque qui si parla di un pure di un killer. Com'è andata la rapina? È morto qualcuno, attenzione. Urca. È caduto Gab no yatsu. Il coach. Chanto tikkaku made itta kana? È caduto il coach. Quindi è morto il coach nella rapina. Diana ga tegami no tori ni toujou shite kureru to wa kagiranai wa yo. Vediamo, Diana voterà. Come fai a sapere se lei ci tradirà? Ari-e-nai to wa iikirenai. Non è possibile che Diana ci tradisca. Sore kara mou hitotsu. Infatti la kangaetaku nai kanousei ga. Infatti, no, ma è stato Chi a tradire, Ano tegami ga C-team no wana datta tte kanousei. Poteva essere una trappola, esatto. Ano. あんなことを書いておきながら実は カルロスは 私たちQチームに票を投じるつもりなんだ。ちょっと待ってくれ。それってやばいじゃないか。やばいよね。もしもそうだったら逆にダイアナには指示に背いてもらわないと。まさかそんな。あ、ま、vediamo cosa succede。 La deadline per votare fra 3 minuti. Il voto verrà deciso al leader, ma cosa possiamo fare? Non abbiamo tempo per un comitato. Dobbiamo usare la forza. Che forza? Basta votare. Andiamo a votare, fra un po' vedremo un team morire e sappiamo già chi muore. Perché la scelta è stata fatta dagli altri due team. Noi certo votiamo per Carlos, ma sappiamo già com'è la scelta. Due team hanno votato Q, quindi in pratica noi ci abbiamo rispettato la decisione. Vediamo come va a finire. Non finirà bene, sicuramente non finirà bene, a meno che non fosse veramente uno scherzo come sperano loro. Francamente non sarà uno scherzo. Seguire la nota, Ma penso che vada bene, non è una cattiva scelta. Ato wa Carlos to Diana ga dou deru, vedere cosa fanno Carlos e Diana. Izure ni seyo, これで可能性は2つに絞られたことになるな。 C-team の 3人 が 殺されるか。 私たちが処刑される。 Saremo noi quelli a essere eliminati. C'è un'altra possibilità. 可能性はもう1つあるよ。 何? Quale? Surprise da io. È tutto uno scherzo. Tutto これは 誰かが仕組んだいたずらで。 Qualcuno ci sta ingannando. Lo sapevo allora. Lui ci crede ancora che è tutto uno scherzo questo. 90 minuti sono passati. Non ve lo leggo di nuovo il messaggio. Dirà le stesse cose registrate per tutti. Tutti solo dormite bene. E il gioco prossimo si inizierà a breve. È il grande momento, ragazzi, di vedere il risultato delle nostre scelte. Due voti per il Team Q e un voto per C. Avete fatto esattamente come vi ho chiesto. Meritate una ricompensa. Sì, meritiamo una ricompensa. Che allegria. Vi sveglierete. Chi è sopravvissuto si rimpiangerà la decisione. Grazie. Grazie per il raid, ragazzi. Grazie di tutto. Ciao, la regola dei 5 secondi, che gentile! Regola dei 5 secondi, uno shoutoutone. Ciao ragazzi, benvenuti! Sono Jack Leone Max, sto giocando a un gioco thriller interattivo che si chiama Zero Time Dilemma su PlayStation 4, ma c'è anche su Steam. Mi presento, vedo che vieni da Sekiro, è un gioco dove si muore tanto, e qui stiamo per assistere ai risultati di un voto, dove vedremo la morte. Ma grazie ancora, gentilissimo, ragazzi, mettete un bel follow alla regola dei 5 secondi, mi raccomando, io la metto dopo la live. Grazie ancora, benvenuti, grazie anche da parte di Cla. Grazie davvero, ragazzi, spero che state bene. Ciao cari, ciao Franci, grazie sempre tu Franci, troppo gentile davvero, fatti fare uno shoutout anche a te.
Grandissima. Ragazzi, volevo ancora fare i complimenti per ieri sera, Franci, per il doppiaggio divertentissimo che avete fatto da Rinoa. Mi sono morto dalle risate con quel doppiaggio fra il serio e il comico di Final Fantasy VIII. Quindi grazie ancora per l'intrattenimento di ieri sera. Quante risate. Ciao, la regola dei 5 secondi. Grazie davvero. Questo è un gioco giapponese. È un enigmista giapponese. E probabilmente vedremo delle cose molto brutte. Perché abbiamo votato. E uno dei team morirà. E indovinate chi sarà? Siamo noi. Un bambino e due adulti. Potrebbe esserci una scena molto cruda. Come toglie questa cosa? Di nuovo. Non si toglie. Cerca sempre di togliere la roba. Non se lo ricordo. L'ha stordito. Poveraccio, non è mica colpa sua. Una porta? Abbiamo aperto una porta, vediamo cosa succede. Magari un'altra uscita, vediamo. Ma figurati, Franci, con piacere. Mi raccomando, ragazzi, supportatevi a vicenda. L'arrivo ai 5 secondi, Franci, il mitico Kilgar. È un piacere, se si cresce tutti insieme è bene. Perché comunque siete anche brave persone, adesso sono veramente un piacere per me. Passerò poi dopo comunque anch'io. Ecco, vedete le regole, il team Q verrà eliminato, abbiamo votato, adesso non so come farvi vedere se c'è un flowchart, non ce lo fa vedere, però in pratica abbiamo votato per eliminare un team e due team hanno votato Q, eliminato fisicamente, esatto, eliminato fisicamente, ovviamente qui c'è la vita in gioco, qui c'è uno scherzo, è una trappola fatta dal team C, esatto, confermo, abbiamo ingannati. Il mondo è pieno di brutte cose. Ciò che avete causato sta per succedere. Siete pronti a vedere una scena cruda? Sta per succedere. Come si toglie sta cosa? È una roba brutta nel collo. Sono svegliati. Apriti, apriti. Che voi possiate riposare in pace. Mort certa, ora incerta. Che è latino per morte certa. Mi ha appena ucciso, le orecchie. Ok, sono esplosi. Sono esplosi tutti e tre. Sono, boom, sono esplosi, mi dispiace. Abbiamo i prime vittime del gioco. Sono proprio morti. Lo so, è terribile, è veramente crudo sto gioco. Mi scuso per i dettagli cruenti. Lo so, no, non era, no, in realtà no, erano quante cose che abbiamo sbloccato. Abbiamo sbloccato tantissimo. Ecco, vediamo il flowchart se abbiamo capito qualcosa. Ecco, abbiamo sbloccato questo. Questa qui era la scelta iniziale. Fra l'altro, che cazzo ho fatto? Ho fatto saltare la gente, Carmelo. Votando Q abbiamo ucciso il team Q, li abbiamo fatti saltare. Ovviamente per completismo facciamo di ricaricare questa scelta. Poi guardate, abbiamo sbloccato il flowchart. Non sappiamo come andrà. È tutto da fare, abbiamo appena iniziato il gioco. È un enigmista dove... le cose succedono male, ma è talmente crudele che non ti dice quali scelte abbiamo fatto, non ti dice, tu non sai, tipo qui c'è una pistola, sono un assassino, lo so, abbiamo ucciso, lo so, noi con una scelta abbiamo ammazzato 3 persone, dobbiamo ammazzarne altre 3, si vince ammazzando 6 persone, quella è una cosa terribile, ma prima mi permetto di fare di tornare soltanto perché poi lo modificheremo, fare la scelta giusta, con questo torniamo indietro, e non vedremo morire nessuno, ma solo per avere una scelta salvata, così ci sblocca più segmenti. Di solito hanno solo una possibilità. Io dicevo certo. Vabbè, ma può succedere. Comunque, in pratica c'era non mi ricordo com'è il time skip. Ok, devo tenere premuto cerchio. Saltiamo tutta la scena che abbiamo già visto. Boss fight. Ok. Abbiamo nel mio canale c'è un minigioco. Un minigioco dove si può giocare contro i boss, non c'è nulla da fare se non premere punto esclamativo boss. Ok, abbiamo rispettato la legge, cioè la legge, come ci eravamo organizzati di fare, e stavolta zero sensi di colpa, non muore nessuno. Abbiamo sbloccato quello che succede non facendo morire la gente. Il vostro voto è stato accettato. Povera cane che tira un sospiro di sollievo. Questa ragazza ce la portiamo dietro da 3 giochi, lei. Akane, si è fatta 3 giochi. Junpei se ne è fatti 3 anche lui. Sono dei sopravvissuti, E lui è deluso. Potrebbe averci ingannato. Non c'è garanzia che faranno ciò che hanno detto. D-Team の3人が処刑される。 3 membri del D-Team moriranno.
o le nostre teste salteranno. Può anche essere quello. Può succedere di tutto, ragazzi. 90 minuti sono passati, il tempo limite è terminato. È proprio allegro questo gioco, è proprio di un'allegria, ragazzi, terribile, terribile. Questa scena l'abbiamo già vista, ma non ce la fa saltare perché abbiamo fatto un'altra scena. Andrà esattamente come è andata. Dice. Meritate una ricompensa. La ricompensa è ricordare ciò che abbiamo fatto. Vi verrà iniettata la cosa da me. Quando vi sveglierete, il sopravvissuto avrà rimpianto, rimpiangerà la decisione fatta. Va bene. Noi andiamo avanti con la storia. Sceglieremo segmenti a caso, al momento siamo costretti. Purtroppo non posso saltarla sta scena. Sogni piacevoli. Va bene. Ok, facendo sta scelta, tecnicamente abbiamo sbloccato quello che succede, non eliminando la gente, avremmo sbloccato più opzioni probabilmente, avremmo sbloccato qualcosa in più. Va bene, si va avanti. Ecco qua, nuove sezioni chiarite, dice. Abbiamo salvato tutto, fatemi vedere. Sì, abbiamo sbloccato qualcosa di nuovo, in effetti. Fatemi vedere. Allora, io non so come si chiama, avesse un nome. Non so qual è. Quale facciamo di queste? Io direi questa qui nella rec. Questa nella rec no. Secondo me non è ideale. Power room. Ma non lo so. Il problema è che veramente non abbiamo idea di cosa. Non lo so quale fare. Ce ne sono tante. Vi faccio vedere un attimo togliendomi la webcam. Vi faccio vedere quelle che abbiamo fatto. Vedete? Queste qui le abbiamo fatte. Sono le prime due. Abbiamo cinque scelte al momento abbiamo disponibili. Perciò mi chiedo, quali facciamo di queste? Io ne farei una con una stanza, Ma facciamo la rec room, magari, che dite? Mi sembra carina. Sicuramente sarà una stanza minima, Almeno nel primo gioco, cioè in Virtual Last Reward, era molto bella la Rec Room. Qui sarà veramente diverso. Ma sì, tanto una vale l'altra. Anthropic Principle. Affrontiamo l'avventura di Carlos, che ripeto, non sa cosa è successo. Vedete, parte già da qua. Questa è la Rec Room, quindi non sanno da dove arrivano. È il nuovo anno, manca poco. Quindi avanti nel tempo sta cosa, wow. Voto era alle 13:30, abbiamo dormito per 10 ore e mezza. Ammazza. Non è necessario. Vabbè. Giusto, Zero ce l'ha spiegato prima. Quando 90 minuti sono passati, mi ha iniettato qualcosa nel braccialetto. L'anestetico, un agente, resettano i vostri ricordi. Va bene. Magari abbiamo dimenticato cosa è successo. Magari è successo altro. Magari ci siamo svegliati altre volte. Può essere di più. Qualcosa di terribile può essere successo, non lo sappiamo. E questo è il bello del gioco. Non sappiamo nulla del fatto degli altri personaggi. Magari sono tutti morti e noi siamo gli unici vivi. Può anche essere. Magari sono tutti vivi. Non va bene. È bloccata. Ma sì, già. Perché non beviamo un drink per far passare il tempo? No, queste sono stanze enigma, stanze di fuga. Bisogna vincere fuggendo dalle stanze. E funziona così, stessa. Quando siamo in queste stanze, dobbiamo trovare la soluzione e fuggire da qua. Non sono più un ragazzino che ha giocato quattro anni fa. Tante cose cambiano nel corso del tempo, a cui gusti, interessi, ma qualcosa di interi rimarrà sempre uguale. Considerate che Akane e Junpei hanno una storia dietro, interessante. Nuotare, andare ai festival, fare palle di neve nella scuola. Durante l'incidente con i conigli, tu mi hai protetto, ricordo che l'ha protetta. E questo cosa significa? Il Junpei di quei tempi deve essere dentro di te. Come dire che lui è sempre una brava persona, secondo lei. Qualcuno di noi è cambiato per primo, sì, è vero.
Lei è cambiata pure di lui. Potresti non essere cambiata per nulla. È solo che sono io che non notavo cose che prima notavo. Cioè, contrario. Fammi dire qualcosa, Junpei. Tutto ciò che devi fare, c'è tempo per dirlo. Esatto. Carlos! C'ha ragione, hanno tempo per chiarirsi. Non sono un ragazzino che mente a se stesso. Io non ho potuto salvare i miei genitori a causa della mia inesperienza. Ah, non era pompiere ai tempi lui. Ma cosa del genere? Non ero un pompiere? Infatti, immaginavo. Avevo 18 anni e avevo appena passato il test. Sono tornato a casa dopo aver comprato un reale di un regalo di compleanno per mia sorella. A quel punto sono arrivato prima del dipartimento della polizia. E allora ci sta raccontando la tua storia. Wow, ecco qua la sorella di Carlos. Si chiama fratello maggiore, quindi è sua sorella minore. Sono riuscito a salvare mia sorella, ma non mia madre e mio padre. Ecco la bandiera americana nello sfondo. Che patriottismo, ragazzi. Non potevo neanche ringraziarli. È vera sta cosa. Insomma, ha spiegato come ha perso la sua famiglia. Scusate, ho abbassato l'umore. Ciò che volevo dire, non voglio che voi due abbiate dei rimpianti. Se avete qualcosa da dire, ditelo quando siete vivi. Vero anche questo. Finché siamo vivi. Per favore, non dirla così. Se porta sfortuna. Ah, ah. C'hai ragione. Troviamo un modo per fuggire da qui. Esatto, ragazzi. Dobbiamo andarsene vivi. Dobbiamo sopravvivere, dice. Va bene, inizia la prima stanza enigma del gioco, non per forza la prima, ma quella che ci è capitata. Seek a way out! Trovate una via di fuga. E qua ci divertiamo. Intanto salviamo. Segmento 2. Perfetto, si va avanti, ragazzi, si va avanti. Eccoci qua. Prendiamo tutto quello che si può prendere. Ok. Jam, marmellata 100% pura. Perché la guardi, lo riconosci? Mia sorella l'apprezzava tanto. Le porterò un po'. Prendine alcune la mattina, diventerai forte fuori e dentro. Gem pura. Ok, è una pubblicità. Posso prenderla? Non posso prenderla, ok. Un libro degli scacchi, regole degli scacchi. Non ditemi che devo giocare a scacchi, non ho voglia. Sì, ma le conosco le mosse di scacchi, vabbè. Il re si muove così, il cavaliere si muove a L, la pedina solo di una, la regina va dove vuole in tutte le direzioni, l'alfiere su, giù, su, su, già aveva parlato. E Rook, la torre, invece la torre va in linee orizzontali. Lo sappiamo tutti. Almeno chi ha giocato a scacchi. Sta roba non la capisco già. Dice, non si vuole aprire. Perché è spenta? Fra l'altro le musiche di questo gioco sono bellissime, ragazzi. Cioè, almeno della saga di Zero, sono appassionanti. Cioè, accompagnano la nostra avventura. Ecco, c'è qualcosa di strano riguardo la parola chess. Sì, sembra SS6YC, sembra. È una E al contrario? O è solo un errore? Una E al contrario? Perché è l'unica E chess? È un 6. Esatto. La parola chess. La S sarebbe un 5. Al contrario, la E è un 6. Quindi 6, 6, 5, 5, 6, la H è un 4, fatemi vedere, 5, 5, 6, 4, e l'ultima cos'è? 0? Proviamo 0? Sì, non sembra un numero, proviamo, 5, 5, 6, 6, 4, vediamo, qui ci sono delle mosse, vabbè non si apre ancora, la vediamo dopo, stiamo esplorando la stanza. Non è tempo di fare una pausa, dice. Olio 130 metri. Vabbè, per il camino può essere. 130 millilitri, ok. E l'olio, il massimo dell'olio, che puoi mettere nel camino prima che esplode? Oppure servono 130 per far mangiare, farla mangiare, magari. E che cos'è? L'ora di cucina di Zero? Potevano evitare questa battuta. Con l'unità, in parentesi. Vabbè, comunque sia. Non posso prendere niente, è strano. Di solito c'è qualcosa, una candela, vabbè. Andiamo avanti. Cosa c'è qua?
Fermati, c'è qualcosa nella mano. È un firework. Ok. Abbiamo questa simpatica cosa. Per arrangiare le cose. Vabbè, useremo, dai, prima o poi lo usiamo. Vediamo se posso usarla qua. Nel camino. Ok, possiamo inserire qualcosa. Possiamo giocare a nascondino. No, non credo sia una bella idea, sinceramente. Candela, l'olio. Vabbè, dai. Chi di voi in casa ha un camino? Io. Comunque sia. Ok, queste sono delle foto, non possiamo leggere. Come no? Io voglio leggere cosa c'è scritto. Questa qui cos'è? Per giocare. È una roulette come quella dei casinò. Dobbiamo infilarci dentro qualcosa. Possiamo giocare? Ma chi ce l'ha la password? Non ce l'abbiamo ancora. Questa qua cos'è? 521-26-28. 521-26-28. Ci servirà qualcosa. 521-26-28. Se volete aiutarmi, sentitevi liberi di collaborare negli enigmi, ragazzi. Apprezzo tantissimo se mi date una mano a risolverli con qualche indizio. Io apprezzo. Altra armatura, altro regalo. Ok. E c'è un cubetto. Ma che bello sto cubo. Ok. Si può aprire? Proviamo a aprirlo con questo. Niente, non possiamo combinarlo. Abbiamo soltanto collezionato Sadman 5570. Cos'è? È qualcosa di speciale riguardo a questo vino? C'è una leggenda riguardo questa bottiglia, ma non dovete berla. Fa così schifo che gli esperti possono perdere la vita dopo averlo assaggiato. Insomma, non è da bere. È come il vaso di Pandora, ma col vino. C'ha ragione, c'ha ragione. Va bene se lo apriamo, ma vi prego, non bevetelo. Sadman 570. Ah, non vuole provarlo. Se fa così schifo, cos'è sono queste cose? Registrazioni? Sono dischi? Proviamoci, non posso far nulla. Mi dispiace, non posso ancora far nulla. Andiamo avanti ed esploriamo. Qui c'è qualcosa. Sembra che si possa mettere qualcosa. È un posacenere con una sigaretta. Sunset 24. Oh mamma. È uno slogan. Setting Sunset 24. Perfect match. Magari devi avere 24 anni per fumare. Per quello che è rara, ma non ha senso. È una marca di sigarette, ovviamente fittizia. Ok, non sembrano serie. Ok, benissimo, possiamo usare anche gli accendini. Va bene, comunque ce li abbiamo. Ok, stanno ricordando i tempi degli accendini. Comunque sia, possiamo accendere magari la sigaretta. Non cosa dobbiamo farcene? Al momento non vedo alcun utilizzo per questo, mi spiace dire. No, niente. Vabbè, prendiamoci gli accendini, troveremo il modo come puoi usarlo. Questo non c'è niente di utile, andiamo di qua. Un'altra di queste, armatura. Un posto popolare, che città è? New Caledonia, beh, bella la New Caledonia, Nuova Caledonia. Questo qui è un quadro, una bellissima grande luna. È una pittura, è un'immagine di notte. Se non ci sono interruttori dietro, cerchiamo. È un orologio, è digitale, mancano le batterie? Già, può essere. Magari le puoi lanciare come un frisbee, ma non ha senso sta cosa, non ha senso. Vediamo un po', stiamo facendo assieme la stanza. Ma posso anche andare su. Aloha. Aloha. È per andare alla Hawaii. Va bene, la bandiera americana. Andiamo, mano sul cuore, patriottismo. Che figo, ogni stella rappresenta uno stato. È come la bandiera giapponese, vero? No, non è come la bandiera giapponese, è semplice e pulita. Veramente, è un po' diversa. Eccolo qua, l'abbiamo fatto, una bottiglia di acqua. Hanno sempre queste cose dove c'è l'arma del delitto, nel film. Bottiglia d'acqua, non so cosa ce ne facciamo, ma... Vabbè, comunque ce l'abbiamo, dai. Collezioniamo tutto e poi dovremo usarle, perché sono enigmi questi, sono enigmi ragazzi, sono enigmi. E non ho idea di cosa ci sarà da fare al momento, però. Beer. Questo è più comodo come controlli rispetto agli altri, molto più comodo. Vabbè, vediamo qua. Colleziona 5 monete, ma stiamo scherzando? Open. Colleziona 5 monete, ma io non ho neanche una moneta, neanche una. Colleziona 5 monete, vabbè, ok. Collezioniamo le monete, vediamo qua. Sono delle carte. La torre, buttala giù. Ecco qua. Alcune carte sono attaccate. Ma cos'è? Baccarat questo? È Baccarat, ragazzi. Ok.
c'è un più e c'è un meno. Equazione matematica, mi state prendendo per i fondelli, vero? No, matematica. Matematica, ragazzi. Allora, asso vale 1, giusto? Asso vale 1, più 8, più 3. Allora, facciamo matematica insieme. Kevin, Kevin, tu che sei il matematico qua dentro, abbiamo bisogno di te. Se qualcuno mi aiuta col valore delle carte, io che non sono un grande esperto, l'apprezzo volentieri. Ok, proviamoci comunque. Proviamo. Allora, 8 più 3 fa 11, più A dovrebbe essere 12, perché l'asso vale 12. Facciamo 12 meno. Andiamo avanti. 10. Buonanotte. 10. Quanto vale la regina? Allora, Fante dovrebbe valere 11. La regina 12. E il re 13. 12. Quindi facciamo 22. 34. 22, 34. Più 9 fa 45. Ok. Ciao Enrico, stiamo facendo matematica, guarda, se vuoi darmi una mano Enricone, come va il controller, funziona? Come va, come va? Io sono ancora raffreddatissimo, mannaggia. Allora, 9 più 4 più Q, allora qua, se, ditemi una cosa, le donne valgono 12, io non so come nel baccarat, sinceramente, questo sembra un tavolo da baccarat, dovrebbe valere 12, credo. Allora, la regina vale 12, quindi 12 più 4 fa chiaramente 16, 16 più 9 fa 27, quindi, no, scusatemi, 25, cosa sto dicendo? 25 più 5 fa 30, 38 più Jack che vale 11, sono praticamente 49, ok, benissimo, benissimo, allora, quindi 4 più 12 fa 16, devo fare 16 in qualche maniera? Questo qui è l'ultimo gioco, ciao, con la matematica mi chiamo fuori. A me più che altro interessa il valore delle carte. Matematica, ok. E i re sono tutti strappati. Ah, le regine e i Jack non hanno numeri. Come non... i re strappati. Perché i re sono strappati? Fatemi provare. Ah, come lo risolvo sta cosa? Ci sono dei quadrati, cosa ci posso mettere? Posso metterci magari in box, non penso. Sto cercando. Tutto bene, a parte più che bucia, ma l'importante è che ti funziona il controller, che ti stai divertendo. Che, se, fammi sapere se ti dà dei bug. Vabbè, comunque sia. Calcoliamo, ma lo sappiamo già. Ma io non ho carte, quindi. Vabbè, facciamo dopo, dai. Tecnicamente l'ho, ce l'ho la risposta. Cos'è, una botola? Interessantissimo. C'è qualcosa sotto. Vediamo se posso... Perché non posso più usare le... Ah, ecco, posso farlo. Però con questo. Ecco fatto, si è aperto. Ma dai, c'è la scritta. 5564. Figurati, nessun problema. 5564. No, già. E l'ultimo, eh? Tiriamo il martellone. Così possiamo spaccare la roba. C'è una Z, veramente? Urca, c'è una X. Fantastico, stiamo cercando di capire. 5564. Magari colpiamo X col martello, vai, va bene. 5564X. Me la segno, 5564X. Sarà qualche password, ragazzi. Probabilmente, ma sapete che forse so dove va quella password? C'è una carta. Letter card. Ok. Ce la studiamo dopo questa cosa. Ammazza se è complicato. Ok, questa la vediamo dopo. Ce la vediamo dopo. Torniamo qua. Perché c'era da mettere delle... non qua. Qua. No, 5... Ok, posto. No. Ah, ho capito, ragazzi. Ho capito tutto. No, ma state dicendo che devo vedere i numeri? Mamma, si è complicato. Mamma, si è complicato questo. Abbiamo fatto un enigma iniziale complicatissimo, ragazzi. Per iniziare proprio bene. 5, 21, 21. Allora, 5 rosso e 21 rosso. Facciamo 5. Ma non si capisce un tubo di questa. Non si riesce. Quando le cose si fanno difficili, io ovviamente inserisco la cosa più adatta.
non si riesce a capire un cazzo. Esatto, questo, esatto. Non proviamo. Io vedo se col martellone posso spaccare questo. Non posso. Non posso. Purtroppo non posso. Non serve. Non capisco, non capisco cosa serve. Questa cosa dell'olio. Magari con l'accendino. Acqua, non ha senso. Vabbè, l'arriveremo prima o poi alla risposta. Di nuovo, 5564, lo sappiamo che 5564. Fin qui non ho dubbi grossi. Abbiamo trovato anche una carta, mi sembra, no? Guarda. Spacca tu, ma io farei. Mi sembra una soluzione. Extreme slot. Ok, extreme. C'è un cuore, 9 pezzi. 9x9. Mi sa che serve la moneta. La leva non fa nulla. Non è accesa. Bisogna accenderla con questa. Ok. Dobbiamo trovare qualcosa. Ci vuole qualcosa da inserire. Non ce l'abbiamo ancora. Qui ci sono i box. Ok, va bene, ok. Beh, interessante, ma dobbiamo prima risolvere questi enigmi qua. Direi che non abbiamo molta scelta. Magari col martellone spacco questo. Seguiamo il consiglio di Cla. Spacchiamo questo col martellone. No, non ce la può spaccare. Questo qui niente, 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 niente. Io tengo il martellone, non si sa mai. Va bene. C'è qualcosa da fare, chiaramente. Tipo, questo qua non abbiamo le monete. A meno che non siano per terra le monete, non ho neanche guardato, magari esploriamo bene. No, qui non c'è proprio un tubo. Però vedo qualcosa là in fondo. Ah, questo qui. Proviamo a accenderlo. Secondo me è l'unico questo. Abbiamo acceso il camino. Ok. Carino, dai. Mettiamo la scatola. Bruciamo la scatola, bella idea. Abbiamo infilato. Ok, usiamo il martello. Il martello non serve, vero? Acqua. Ok, e ora prendiamo questo e lo tiriamo fuori. Ah, questa era facile. Una moneta! Abbiamo trovato una delle monete. Tutta sta fatica per una moneta. Però è bruciato bene. Allora, io proverei a mettere la moneta dentro questo. No, 5 no. Questo qua è il jukebox. Mettiamo la monetina. Cos'è questa porta? È chiusa. Chiusa, non possiamo uscire. Non si può infilare qua dentro, ma le jukebox non si infila la moneta dentro. Proviamo questo allora. Voglio giocare alla slot machine, fatemi giocare. Sento un leone. Niente. Ah, la leva. Nulla. Comunque sia. E questo cos'è? Qualcosa sopra, vuoto. Ormai l'hai già trovata, ma quello sì. Il problema è che devo risolvere ste enigma qua, io devo risolvere questo, non so la password, non capisco. Mi dice 5. È un casino, ragazzi, è un casino ste enigma. Fatemi cercare di capire qualcosa. Allora, i numeri. Lo so che se c'è un... Allora, lo so già, 5 rosso, dobbiamo capire. Io l'ho capita tecnicamente, non è che ci vuole un genio. Ma non ho capito quale lettera è. E come facciamo a capire quale lettera è quella? Vedete, lettera d'alfabeto. Non ce l'ho la password. Ecco. Arridai. Allora, dobbiamo capire come convertire da questo a questo. Fatemi vedere. Vedete? Seconda rossa. Abbiamo capito, ragazzi. Seconda rossa è 5. 5. Due rosse e due nere. Ho sempre molto leggero. Queste teorie che ho, altro che MacGyver. Se avessi la spada, come le. Ho una spada? Non ce l'ho più. Ho solo il martello e la moneta. Ho solo il martello, purtroppo. Non ce l'ho più. Ma comunque l'ho capito. Ci sono da vedere. Ciao, Cla! Grande Cla. Spacca tutto. Cla c'è. Allora, file. Fatemi vedere. Qui sono anche le regole. Che però al momento non abbiamo nulla. Letter card. Ok. Magari dobbiamo prima inserire il puzzle. L'abbiamo trovata. È un casino, ragazzi. È un casino. Ah,
ma devo colpire questo. Diceva che non si apriva. Che stupido che sono, non lo capite. Proviamoci. Non si spacca, vero? Perché no? Ma perché non si spacca? Ah, perché c'era da colpire la C, vero? Ma che stupido che sono, non ci ho pensato. E si apre. Oh, finalmente è uscito qualcosa. Un cilindro? Oh, che bello. Non ce l'ho la risposta, devo studiarmela. Allora, vediamoci la tavola. No, la tavola qua. Ve l'ho detto che è difficile sta cosa, eh? È molto difficile. Riusciremo a finirla? 1, 2, 3. Allora, che va in verticale così è la torre. Poi l'alfiere è quella che va così è il re. Torre, alfiere, re dovrebbe essere la risoluzione. Proviamoci. Torre, alfiere, re. Torre è questa qua. L'alfiere è questo qua. È il re. Si va in tutte le direzioni, si sposta di una volta. Eccolo qua. Corretta. Per fortuna con gli scacchi me ne intendo un po' di più che con... Seconda moneta. Dobbiamo trovarne 5. Pensa che sfiga. Ah, ma vedete che c'è qualcosa. 5, 28, 21, 26. L'ordine è corretto. 5, 28, 21, 26. Buonissimo, buonissimo. 5, 28, 21, 26. Esaminiamo tutte le armature. Se sia qualche cosa. Magari abbiamo perso qualche indizio. Anche se non posso... Niente, questa non è nulla. Andiamo di qua. Questa non è niente. E questa qui? Avevo una carta, ma non ce l'abbiamo più. Mannaggia. Ok, comunque abbiamo tutto. Dobbiamo andare alla roulette. Quindi abbiniamo i combo. Abbiamo l'ordine 05 28 21 26. 05. Dobbiamo trovare le lettere 05 28 21 26. Non sono certo le lettere alfabeto, perché è molto 05 28 21 26. Quindi in pratica l'ordine è questo. Dobbiamo collegarle a questo cavolo di file che non capisco come va girato. 5 ci sono la quinta dall'alto. S 28 nera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28. S 21, 26, non mi ricordo più. 28, 21, 26. Se questa è il 28, quella 21, 26. Ah, capito, ma non riesco ancora a connettere bene. 5, 28, 21, 26. 5 rossa, quindi ci sarà una rossa, una nera, una rossa e una nera. La prima, vabbè, la 5 chiaramente la S, è semplicissimo, 5 è la S. Quindi inizia per S, intanto facciamo la boss fight se volete partecipare ragazzi. 5 con la S, ok. Dovrebbe essere spin, avrebbe anche senso. Proviamoci. Perché 5 S, poi c'è una P nera, una I rossa, no spin, ecco qua, che vuol dire gira. Proviamoci, dai. No, i comandi sono mortali veramente. Oh, che scomodo. Ok, col mouse era tutta un'altra cosa. Oh, si è girata la terza moneta. Abbiamo anche ottenuto la spin table. Dove la mettiamo? Andrei messa da qualche parte. Qui ci vuole Enrico, qui ci vuole Vol Bushido, ragazzi, che è un genio lui. Perciò solo un genio come Vol Bushido ci può aiutare. Ok, perfetto, andiamo avanti. Abbiamo tre monete e una ruota che non so dove la mettiamo, ma la metterei qua sopra, se ci sta. Era troppo bello, a te pareva. Magari va infilata qua dentro. Vi ricordate il jukebox? Ce l'ho io il posto qua sopra, chiaramente qua. Perfetto, gira. È una roulette. 35% di vittoria, vabbè. Quindi possiamo giocare? Fai un forma cuori. Sarà sicuramente da falsificare. Vediamo un po'. Gira la ruota. Pa, 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 pa.
777, abbiamo vinto. Mi sono sentito che sì, ho detto che c'è bisogno della tua genialità qua, ma ce l'ho fatta. Oh, abbiamo ottenuto delle cose. In pratica era truccato per vincere. Ti piace vincere facile? Dove li metti i pezzi del puzzle? Ah, ma certo che lo so, qui sopra. No, complicato ragazzi, è complicato. State scherzando, vero? Io queste cose non le so fare. Abbiamo questo bestione qua. Queste cose non le so mai fare. Proviamola qua. Sono negato per queste cose, sono negato. Sono negato. Il triangolino. No, no, questo qua magari. Questo mi ispira di più, qua non va bene. Qui potrebbe andare? No, non va bene. Si combina male, purtroppo si combina male. Quindi dove lo possiamo mettere? Lo posso anche girare? No, non posso. No, cos'è ha fatto? Fatemi girare questo. Dove può andare? Qui non va, qui può andare? No. Perché non posso girarlo? Ma cavolo. Sì, si può mettere sopra tecnicamente. Non va bene qua. Cioè, non va bene. Tutte ste linee. Dove andrà a finire sta roba? Ammazza. Sicuramente ci sarà modo per girarlo. Oh, è un mistero, al momento è un mistero. Bianco bianco. Non posso usare i tasti direzionali. Ecco. Ah, rotare, infatti, si può rotare, lo sapevo io. Non poteva essere fattibile se non potevo rotare sta cosa. Devo rotare. Non le uso. Ecco fatto! Ora ha più senso, vero? Ha più senso così. Secondo me sì, ha più senso. Così, vedete, così si combacia, così combacia. Va bene, ora si ragiona. Ci stiamo lavorando, ragazzi. Stiamo lavorando per voi. Questo qua invece è, mi sa che è corretto, questo, mi sa che è corretto. Mi serve qualcosa spilungone, tipo sta linea qua. Questa non va bene, vero? Questa non va bene di linea, purtroppo. Questa sì, può andare qua, mi sa, può andare qua. Me ne serve un'altra, questa spilungona qua andrà rotata. Ecco fatto. Mettiamo. Ok, stia andando, sta funzionando finora. Ci rimangono pochi pezzi, direi che ci serve qualcosa con tanto bianco. Sì, questa qua, ma la dobbiamo girare. Spero di farcela, ragazzi, finire l'enigma in tempo. Ok, siamo arrivati. Poi, avanti, avanti. Quadratini. Ma questa è l'ultima cosa che si mette, dobbiamo prima risolvere questa. Va bene, questa la mettiamo qua a sinistra. Combacia, combacia, perfetto. Quindi rimane poco, rimane veramente poco. Questa non va bene, non ci sarà mai. Questa potrebbe andare. Stiamo completando il puzzle, ragazzi. Stiamo completando il puzzle. No, questa non va bene qua. Questa qui ha più senso. Ecco fatto. Così. No, non va bene qui, qui. Per forza qua, mi dispiace. E questa qui va qua, per forza. Abbiamo quasi completato, Completato, ragazzi. È andato, è andato. Non era difficile, dai. Un calendario, cos'è? Un calendario. Ok, ok. Quarta moneta che ci serviva. È un calendario. È diverso. Gennaio Ace, novembre Jack, dicembre Queen. Funziona ma è strano. Quindi ci sarà da fare qualcosa di nuovo. Card calendar. Ah, gennaio. Ah, è per i numeri. Ah, gennaio 1, novembre 11 e donna. È come abbiamo fatto prima. Era come abbiamo fatto prima. È corretto, ragazzi. L'abbiamo fatta prima, quindi l'abbiamo fatta. Dobbiamo soltanto inserire. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Ok, beh, l'abbiamo capita comunque. Io l'ho capita perlomeno. Ma come la risolvo? Ci sarà un po' uguale. Lo so, non ho bisogno dei vostri indizi. Devo capire dove inserire la risposta. Ecco qua. Va bene. Ho capito, ma dove inserisco la risposta? Scusatemi, non l'ho messa qua. Dobbiamo infilarci qualcosa dentro. Delle carte. Ci vogliono delle carte, ragazzi. Ci vogliono delle carte. E le carte non le trovo. Magari troviamo l'asso. Ovviamente.
Ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare, dai, non manca moltissimo. Dai, se non lo trovo. Non trovo proprio il... come girarlo. Non l'ho capita sta cosa. Non mi fa prendere le carte, quello che volevo. Al di là di tutto. O che non abbiamo trovato noi le carte. Inseriamo intanto le monete. Le monete. Magari. Una moneta inserita. Seconda moneta inserita. Eccola qua. Terza moneta. Quarta moneta. Ce ne manca una. E abbiamo questa cosa delle carte. Che non so dove cavolo va infilato. Oh, che macello, ragazzi. Che macello. Ok. C'è sempre il jukebox da usare. C'è sempre il jukebox. Sapete? Ma dai, abbiamo infilato. Ma dai, ma non ci credo. Un calendario e ci ha fatto. Dai, quindi. Ha inserito la musica. Io penso che basta. Juke 803. Ok, beh, andiamo avanti. Ma quindi ora. Ok, l'ho fatto. E quindi sta cosa. Sono cadute delle monetine. Ah, beh, ecco. Abbiamo, mi sa che vanno infilate queste. Va bene. Abbiamo tutto per risolvere l'ultimo enigma. Tranne l'equazione. L'equazione, come abbiamo visto, facendo vedere ancora una volta, il file del calendario marzo. Come dicevo, il fante vale 11 e la regina vale 12. Ma sono moltiplicate, quindi in pratica. E come fare? 10 per 8, 80 per 3. Penso. Vabbè, comunque sia, andiamo avanti, dobbiamo infilarci le monetine. Allora, fatemi vedere. La prima vale 100, se ho capito giusto, dice che le carte 100, quindi 100 meno le donne valgono 12, avevamo già visto 35 meno. Oh mamma. Sei tre cinque. Proviamoci. Andiamo. Sto impazzendo, però è difficile. Se, ma, magari l'ho sbagliata. 6. 3. Se ho fatto giusto. Ho fatto giusto l'enigma, ragazzi. La risposta è 635. Oh, finalmente! Abbiamo finito la stanza, mi sa. Che bello, che bello. Siamo riusciti a risolverlo. Non ci credo, non ci credo. Dove la mettiamo? Dov'era la monetina? Ci sarà un altro enigma anche qua, scommetto, sicuramente. No. Ok, possiamo premere il pulsante. Va bene, cosa c'è da fare qua? Abbiamo terminato la stanza così, senza fuggire. Wow. Interessante. Mitragliatrice, che bella cosa. Promette bene, promette bene. Pim 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 pim. Questa, le decision game, le regole verranno spiegate. Decision game. Ma non c'è da premere un pulsante. Dude. Regole? Utilizza i tre dadi trovati nella stanza. Utilizza i tre dadi, ragazzi. Dobbiamo usare i tre dadi. Ogni giocatore deve prendere il dado e farlo girare. Quindi possiamo vincere qualche cosa. Ognuno preme la e la porta si aprirà. Tutti i giocatori potranno fuggire. Utilissimo. Ma se un singolo dado non mostra uno, saranno cavoli amari. Cioè dobbiamo fare 1-1-1, è impossibile, ma quant'è la percentuale? Tutti verranno fucilati? No, che roba! Cla, queste sono le cose che piacciono a te. Chiami Nesco schifo di lui, c'ha ragione. Perché devono morire tutti di nuovo? Il tempo limite è un minuto, dobbiamo far zeccare. I dadi devono essere lanciati. Ok, entro un minuto.
Ce dobbiamo fare 1-1-1. Meglio frustare. Esatto, ma questa qui è impossibile vincerla. Tutti devono fare uno. Ogni persona ha un sesto di fare uno. Rendetevi conto. Quali sono le probabilità? Ditelo. Quante sono le possibilità che facciamo? Esatto, ma che dico? 1 su 216. Lo 0,46% di sopravvivere. È troppo bassa. Ma non sa di questo 0. Non sa di questo. 0,46%? 216%. Esatto, esatto. Finisce male, finisce male qua. Lo dico io, finisce malissimo. Gira i dadi, vai, vai, vai che ce la facciamo. Io ci voglio credere. Boss fight, l'ultima boss fight di oggi, ragazzi. Non posso morire qua, dice. C'è ancora qualcosa che devo dire. Cosa c'è? Cosa c'è? Ichi! Tanto vediamo com'è la top mensile, ragazzi. Dobbiamo farcela! Dobbiamo vivere! Ce la faranno a salvarsi, non vi faccio il sondaggio, ma ce lo chiediamo tutti se sopravviveranno. Tempo di decidere. Cosa fare? Decidere? Per forza, tira. Non posso fare niente. Oh, vinciamo! No, perso. Un solo uno. Ragazzi, la vedo male. La vedo malissimo. La vedo molto. Capo mangiare, ciao Enricone. Grazie. Ciao. Ed eccoci qua. Sono disperati, devono salvarsi. Io preparo, va bene, Cla. Se vuoi solo vedere la scena, succederà qualcosa di brutto. Per ammazzarlo. Non è possibile, Zero. Va bene, Cla. Li fucila. No, no, il tipo di mulligan. Devono ma andate dietro il bar a ripararle, andate dietro il bar. Esatto, riparate lì. Ci sarà una via d'uscita perché non si poteva vincere. Vai a cane, sta tranquilla che ci salviamo. Tranquilla che ci salviamo. Questo dovrebbe funzionare. Fucilato tutti! Incredibile! Incredibile! No, vabbè! Pazzesco! Dovremmo esserci salvati? Spero? O no? Non sento nessuno! Annunciamo le casualità! Sono morti Kumira e Eric! Erano morti? Diana e Sigma? È sopravvissuto Fi. Carlo Junpei Akane. Ma è una strage. È sopravvissuta Fi. Questi 8 sono morti. Mamma mia, ma che roba, ragazzi. Ma che roba. Che strage. Che strage pazzesca. Beh, non era allegro, eh. Non era per niente allegro. Game over. Va bene. Salviamo qua. E ci riproveremo. Ci riproveremo la prossima volta. Facciamo quit e torniamo al titolo. Che dire, ragazzi, un gioco sadico, un gioco terrificante e soprattutto non allegro, perché sono morti tutti, brutalizzati,